E certo. Buongiorno a tutti, un saluto a voi che siete presenti, membri del Consiglio nazionale e nostri ospiti, un saluto anche a chi ci sta seguendo a distanza, e sono molti. Ovviamente un saluto alla signora Ministro, che lei generosamente viene spesso ai confronti con le autonomie locali, e questo le fa onore e dà anche il senso giusto del fare il ministro nei rapporti con le autonomie. E il PNRR è una grande occasione. Il presidente Draghi, parola più, parola meno, queste espressioni: dalla transizione digitale agli investimenti ecologici, dagli investimenti in cultura all'edilizia pubblica, infrastrutturale, dagli asili nido agli anziani, i comuni e le province saranno protagonisti sul territorio. Un riconoscimento importante, forse uno dei riconoscimenti più importanti che le autonomie hanno avuto negli ultimi decenni. Però attenzione, al di là del riconoscimento, subito emergevano alcuni problemi, alcune criticità, e gli enti locali non vogliono, non possono essere delegittimati. Il presidente Ricci, che è qui accanto a me, che saluto, a cui adesso tra poco cederemo la parola, fin da gennaio, mi pare, Matteo, avevi lanciato il primo grido d'allarme, diciamo, attenzione, attenzione, perché se è vero che il PNRR è un'occasione storica per gli investimenti sul territorio, però attenzione, perché questo grande sforzo atterra in strutture che sono le strutture consuete degli enti locali, critiche. Non parliamo delle province, che post legge del Rio hanno avuto dei tagli indiscriminati e irragionevoli anche sulle stesse strutture, sulle strutture tecniche. Attenzione, perché questi meccanismi così complessi, con procedure che restano complesse, da subito facevano emergere alcuni problemi. E poi l'inflazione, i rincari delle energie, che certo colpiscono le famiglie, ma colpiscono anche i comuni, gli enti territoriali. Mi pare, Matteo, che più o meno la sola illuminazione pubblica ha un rincaro dal 30 al 40% rispetto a ciò che originariamente nei bilanci di previsione era stato appostato. I progetti aumentano del 20-25% rispetto alle previsioni di soli qualche mese fa. Il problema delle imprese, che non si trovano, bandi che vanno deserti. Insomma, noi abbiamo sicuramente apprezzato, e vado verso la conclusione, ad esempio l'ultimo decreto legge, il 36, di quest'anno, che ha prorogato al 30 di luglio le richieste di accesso al fondo per le assunzioni a tempo determinato per il PNRR, per i comuni popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, alcune semplificazioni sui comandi, sui distacchi, l'avanzo libero certificato dal consuntivo 21, che era stata una richiesta molto precisa fatta da Ali ancora prima di ANCI e di UPI. I 14 miliardi che il governo ha messo lì, no? Per riprendere, per aiutare il paese, senza scostamento di bilancio, senza aumento di debito pubblico, certamente tutte queste cose sono apprezzabilissime, ma attenzione, perché
questa scommessa irripetibile, questo vale per il sud, vale per le tante fondamentali, bistrattate aree interne del paese. Io tante volte ho detto, attenzione, il nostro paese non è il paese del tutto il riconoscimento giusto che si deve alle città metropolitane, ai luoghi della modernizzazione, però attenzione perché il nostro paese non è il paese delle grandi città, è il paese delle tante aree interne. Bene, noi abbiamo voluto questo incontro di oggi, incontro di, se posso dire, di ragionamento, certamente di confronto con il ministro Gelmini, sarà il caporedattore dell'economia del Messaggero, Umberto Mancini, che... No, C'è stato un cambio c'è in stato un corsa, un cambio in cambio. corsa. Sono Andrea Bassi, sempre del Messaggero. Andrea Sì, Bassi, scusate, Andrea Bassi, non Andrea avevo, Bassi. non Aggiornamento. avevo l'aggiornamento, comunque del Messaggero che aiuterà il dibattito. Con contributi diretti di rappresentanti del mondo delle imprese, del mondo dei lavoratori e ovviamente della politica. Cercheremo poi di tirare una conclusione. L'importante è che tutti, e chiudo, siamo lì per remare nella stessa direzione, cioè fare, non parlare, ma fare e metterci nelle condizioni di poter fare. È questo che viene dall'antica tradizione anche di sano realismo, non so come dire, delle autonomie locali. Quindi, grazie per la presenza, darei subito la parola a lei Bene. che comincerà a interloquire, credo, con il nostro presidente. Bene, io grazie mille, insomma, chiedo scusa anche per il cambio in corsa, ma purtroppo Umberto Mancini ha avuto un contrattempo, quindi io l'ho sostituito veramente in corsa e spero di sostituirlo bene. Assolutamente. Intanto ringrazio il Presidente, anch'io, il Presidente Ricci. E anche tutti i presenti, il ministro Gelmini, e anche perché ritengo che questo sia un dibattito, pur essendo intervenuto in corsa, che mi ha immediatamente appassionato, perché penso che sia il PNRR che il Superbonus siano due dei temi centrali della nostra ripresa economica e anche delle nostre prospettive future. E credo che il tema che ha individuato il Presidente Ricci sia un tema centrale che forse un po' era sfuggito all'attenzione, ossia come questi due progetti, programmi, il PNRR e il Superbonus, si intrecciano e rischiano, al di là di tutte quelle che sono le ottime intenzioni, di creare delle problematiche. E la problematica che è emersa, soprattutto nei comuni, che è quella che adesso ci spiegherà Ricci, è la carenza delle imprese. Noi siamo venuti da anni in cui c'è stata una grandissima crisi delle imprese di costruzione con tantissimi posti persi. Adesso ci troviamo in una situazione che in qualche modo potrebbe apparire anche positiva, diciamo, nel senso che c'è più lavoro di quante siano le imprese, ma questo comporta dei problemi. È così, Presidente Ricci, ho portato male o è giusto? Ma così, intanto grazie, grazie a tutti voi, a chi è collegato e al ministro Gelmini in particolar modo, come ha detto Achille, sempre presente ogni qualvolta gli enti locali pongono una questione, quindi la ringrazio davvero per il suo lavoro e per la sua sensibilità istituzionale e amministrativa. L'emergenza del 2022 è l'inflazione. Quando abbiamo avviato il PNRR, l'inflazione era un'inflazione bassa, molto bassa. Quindi già questo, come dire, cambia completamente lo scenario. E già un anno fa noi avevamo posto il problema sul PNRR, in particolar modo, rispetto alla velocità. Alcuni di voi, anzi quasi tutti, non tutti, però una buona parte di voi è stata alla... Funziona più? Si sente, Si sente? Una parte di voi è stata sicuramente al Festival delle Città dell'anno scorso, il titolo era Italia Veloce.
cioè ci eravamo posti un problema rispetto alla messa a terra del PNRR, della mole di investimenti straordinaria che il paese ha a disposizione, ci eravamo posti il problema appunto dell'eccessiva burocrazia che avrebbe rischiato appunto di ritardare i lavori, l'iter, e quindi, come dire, avrebbe messo a rischio la, la messa a terra del PNRR. Quel problema rimane. Sicuramente sono stati fatti dei passi avanti, perché nei DL semplificazioni dei passi avanti sono stati fatti, il governo ha modificato alcune procedure. Io continuo a ritenere ancora non abbastanza. Per citarne uno, non è il tema, diciamo, di oggi, ma per citarne uno, penso ancora al peso eccessivo delle sovrintendenze, che i sindaci ci sollecitano quotidianamente, che è un problema vero. Problema vero, per dirne uno tra i tanti che è rimasto ancora in piedi rispetto, diciamo, al tema della velocità che manca. Poi è arrivata l'inflazione. L'inflazione ha messo subito a rischio un altro aspetto, che è quello del personale, perché noi già l'anno scorso abbiamo detto: guardate che per realizzare il PNRR abbiamo bisogno di personale. È vero che è stato inserito, anche qui va dato atto al governo, in alcuni bandi la possibilità di prendere personale a tempo determinato, ma è anche vero che i comuni, soprattutto in alcune parti del paese, hanno un deficit di personale strutturale, e se tu non hai soldi per pagare le bollette non puoi assumere, ovviamente, perché se hai l'inflazione ti crea un problema innanzitutto nella parte corrente del tuo bilancio. Quindi aumentata l'illuminazione pubblica del 35%, sono aumentati i costi energetici di tutti gli edifici che i comuni gestiscono, dalle scuole, agli asili, alle biblioteche, alle palestre, alle piscine, ai musei, sono tutti edifici che in genere gestiscono i comuni. Se tu non riesci a far fronte al costo energetico, difficilmente riesci a mettere mano alle assunzioni strutturali. E quindi anche questo era un problema, diciamo, il secondo problema che è emerso, che in parte è stato attenuato, ma che rimane ancora un problema enorme. Il punto che e breve premessa, l'ultimo decreto che è stato fatto dal governo da questo punto di vista è un'ottima risposta, perché insomma noi facciamo gli amministratori, quindi sappiamo bene quanto dura trovare i soldi. Essere riusciti a trovare 14 miliardi senza scostamento di bilancio, cioè senza nuovo debito pubblico, andandoli a prendere negli extra profitti delle aziende che commercializzano l'energia, è anche un'operazione, come dire, con un segno di equità molto forte dal nostro punto di vista. Lì ci sono alcune risposte. Ad esempio, per l'utilizzo degli avanzi di amministrazione, per comuni come il mio, o come Milano, o altri comuni che hanno avanzo d'amministrazione, è sicuramente un bel aiuto. E poi ci sono alcune risorse, diciamo soldi veri, che vengono dati ai comuni, che non sono sufficienti soprattutto per le medie e per le piccole città. Perché è stato fatto uno sforzo giusto per le quattro città più grandi d'Italia, servono ulteriori risorse per i comuni medio-piccoli. Perché molti comuni ancora non riescono a chiudere i bilanci, molti, come faccio io, lo chiudono con l'avanzo d'amministrazione, e il rischio, io lo dico l'altro giorno con Antonio, abbiamo fatto una riunione con Misiani, dice: c'è le imprese, le famiglie e gli enti locali, come se gli enti locali fossero un comparto a parte, ma gli enti locali sono sempre imprese e famiglie. Perché i comuni non possono chiudere il bilancio in disavanzo, e se non fanno pari devono tagliare servizi alle famiglie o aumentare le tasse alle imprese e alle famiglie. Quindi non è che è un comparto a parte, no? Come a volte nella discussione che facciamo tra di noi viene fuori. Sempre meglio evidenziarlo. Sempre meglio evidenziarlo che nascondo. Bene. Diciamo, in questo scenario, già come avete capito, molto problematico, e di dialogo costante col governo, anche di passi avanti che voglio sottolineare, perché credo che il governo da questo punto di vista abbia fatto molto bene negli ultimi mesi,
Oggi però evidenziamo un problema strutturale enorme che riguarda gli investimenti. Perché che cosa sta succedendo? Sta succedendo che i comuni che hanno preso le prime risorse, PNRR o anche extra PNRR, altri bandi precedenti, fondi statali, fondi regionali, eccetera, hanno cominciato a fare le prime gare. E le gare vanno deserte. O se non vanno deserte, dal momento in cui le ditte partecipano al momento dell'assegnazione del lavoro, spesso le aziende spariscono, cioè rifiutano il lavoro. E questo è l'allarme che oggi vogliamo lanciare dentro lo scenario già complicato. Attenzione, non ci sono le imprese per mettere a terra gli investimenti pubblici. Questo è il rischio che noi abbiamo. Dovuto a due fattori. Il primo è ovviamente legato all'inflazione, cioè l'aumento dei costi delle materie prime e dei costi energetici. Oggi qualsiasi lavoro che era stato previsto non anni fa, mesi fa, costa almeno il 20% in più, probabilmente il 30%, tra il 20% e il 30%. E quindi questo è un problema strutturale che fa scappare le imprese. Cioè non vedono margine, vedono rischio e quindi non partecipano più. L'altro elemento che invece è un incentivo eccessivo è il 110. Vi parla un grande sostenitore degli ecobonus, perché grazie agli ecobonus, facciate, sisma bonus, 110, noi abbiamo rimesso in moto nel paese un'edilizia che era completamente morta e l'abbiamo rimessa in moto in maniera sana, trasformando il costruito sull'efficientamento energetico. Quindi non vi sta parlando uno che non sostiene gli ecobonus. Ma oggi, a maggio, l'11 maggio del 2022, lo scenario non è quello di sei mesi fa. E come giustamente Draghi ha detto, l'ecobonus è importante, ma crea dei meccanismi che rafforzano l'inflazione. Ha spiegato benissimo qualche giorno fa. Io aggiungo, diventano l'incentivo per spostare tutte le imprese per i lavori medio-piccoli, da 10 milioni in giù, verso l'ecobonus e non sugli investimenti pubblici. I comuni fanno anche grandi investimenti, però diciamo la gran parte degli investimenti che i comuni fanno sono dei 10 milioni in giù. Una scuola nuova costava circa 6 milioni di euro, oggi costerà 7, 8 per i problemi che vi ho detto prima. Un asilo ti può costare 3, 4 milioni, quindi l'entità dei lavori che i comuni fanno è questa. L'80% delle imprese che fa lavori pubblici di queste entità lavora anche nell'edilizia privata. Di conseguenza, se vede rischioso l'investimento pubblico e invece fortemente incentivante il 110, non partecipa all'investimento pubblico e sta sul 110. Quindi le due proposte che noi oggi vogliamo fare e sulle quali vogliamo confrontarci con i rappresentanti delle imprese, del sindacato, i parlamentari che seguono in particolar modo queste tematiche, ovviamente il ministro, sono due. La prima: serve un fondo strutturale molto più grande di quello che è stato inserito con l'ultimo decreto aiuti per finire i lavori. Se non sbaglio, poi mi correggerete eventualmente, sono stati stanziati 3 miliardi per il 22 e 2,5 se non sbaglio per il 23. Per tutti gli investimenti pubblici, quindi PNRR e altri investimenti pubblici, perché il mondo non finisce con il PNRR. Se noi prendiamo il monte del PNRR, che complessivamente sono 200 miliardi, teniamo cifra tonda, diciamo, 200 miliardi, e calcoliamo che l'aumento dei costi è almeno del 20%, significa che ne servono almeno 20 solo per il PNRR. Faccio i conti della serva per capirci. 40, scusa, il 20%, almeno 40 solo per il PNRR. C'è il 20%. Quindi è evidente che il problema, il governo ha capito che c'è un problema, se no non metteva queste risorse, ma se noi aggiungiamo il PNRR agli altri investimenti, capite che le cifre che servono sono spropositate.
Allora, siccome noi siamo amministratori e non vogliamo fare, come dire, quelli che in maniera anche irresponsabile ad ogni problema pongono il tema dello scostamento di bilancio, perché lo scostamento di bilancio può darci che alla fine saremo costretti a farlo, perché l'inflazione permane, la guerra permane, non sappiamo quale sarà lo scenario nei prossimi mesi, probabilmente saremo anche costretti a farlo, ma se vogliamo evitare che lo scostamento sia l'unica risposta anche all'aumento dei prezzi per i cantieri pubblici, io credo che sia questo il momento di fare un ragionamento di buon senso tra livelli istituzionali che si guardano negli occhi e decidono che strada prendere. Io ritengo molto più responsabile decidere dei 208 miliardi di utilizzare una parte delle risorse a prestito per l'aumento dei costi dei materiali e dell'energia. Mi spiego. Magari non facciamo 200 miliardi di lavori, ne facciamo 160 o 170, ma almeno quei 170 li finiamo. Perché altrimenti il rischio è che per farli tutti e 200, se non aggiustiamo il tiro, noi rischiamo di farne pochi, troppo pochi. E perché pongo questo problema? Perché il PNRR, soprattutto il PNRR, se non ci saranno proroghe, e mi pare che dall'Europa non ci sia disponibilità di proroga, e i vari leader politici, a iniziare da quello del mio partito, hanno cominciato giustamente a porsi il problema a chiederlo, entro il 23 devi appaltare. È ipotizzabile che entro il 23 ci sia un crollo dell'inflazione? A me sembra oggi abbastanza irrealistico. Quindi porsi questo problema, a mio parere, è una questione in questo momento molto saggia, che non va a cambiare il PNRR, perché noi non dobbiamo rivedere i sei assi con i quali abbiamo chiesto i soldi. Rimangono quelli. Semplicemente dobbiamo su quegli assi rinunciare a il 10%, al 20%, al 15% di progetti che avremmo voluto fare per finire i restanti. Altrimenti, se non affrontiamo la questione in questo modo, o arriverà un momento nel quale o il PNRR e gli investimenti non vanno avanti, o la risposta sarà nuovo scostamento di bilancio, nuovi debiti pubblici. Bene, io vorrei prendere... Aspetta, finisco l'altra proposta invece, e chiudo. Riguarda il 110. Allora, anche qui non si tratta di aprire una discussione ideologica. Ve lo dice un sostenitore del 110. 110, diciamo, è stato sostenuto da tutti, però ci sono state alcune forze politiche, in particolar modo 5 Stelle e Forza Italia, che ne hanno posto particolarmente, no, l'attenzione. Io prima mi diceva Maria Stella, sei un sindaco anomalo, sei un sindaco del PD anomalo. Io ho un ottimo rapporto con Forza Italia in generale, con tutte le forze politiche, ma ho i 5 Stelle in giunta con me, quindi di certo non sono tacciato. Sei molto democristiano. No, democristiano tra me variati. Io vengo dalla tradizione, guarda che è un io vengo titolo dalla di tradizione merito, di sinistra. È un titolo di merito. È vero. Non è un'offesa. Sì, di questo, non però, è un'offesa. Quindi non è che quello che sto dicendo non è voler mettere in difficoltà qualche forza politica piuttosto che altro. Ma se oggi il 110 diventasse 90, 80, pensate davvero che non avrebbe più un effetto nell'edilizia privata? Secondo me sì. E al tempo stesso magari avremo qualche impresa che fa i lavori pubblici. E il tema dei lavori pubblici non è soltanto legato alla sfida del PNRR, è una sfida per l'occupazione. Perché in una fase in cui si riaffaccia la recessione, se noi non mettiamo in moto gli investimenti pubblici sono la carta che l'Italia ha oggi per avere una crescita in grado di garantire occupazione. E quindi è un elemento strutturale che non riguarda soltanto i comuni, è un elemento strutturale che riguarda l'economia del paese. Queste sono le due proposte, nello scenario che ho provato a descrivere, che vorremmo fare. E perché abbiamo fatto questa fotografia noi e non altri per il momento? Per un motivo molto semplice, perché noi siamo i primi a fare le gare d'appalto e ci siamo accorti facendo le prime gare che c'è questo problema. E di conseguenza poniamo con attenzione la questione per provare a capire come si può aggiustare il tiro
per far sì che questa opportunità storica non venga persa a vantaggio dell'economia e dell'occupazione. Bene, io ringrazio tantissimo. E vorrei, diciamo, ripartare subito quelle che sono le sue domande, le sue proposte ai nostri primi due ospiti, il presidente dell'ANCE, Gabriele Buia, e il senatore Antonio Misiani, anche responsabile economico del PD. Non so se vogliamo usare un gelato o ci facciamo spazio al... Facciamo spazio qui. Perfetto, prego. Bene, io comincerei proprio dal presidente Buia, perché un po' lo stimolo di Ricci effettivamente non era stato colto. Mi piacerebbe capire poi da chi ha il polso del mercato delle costruzioni, come ovviamente c'era lei, se è un problema effettivo, reale, cioè se è vero che il super bonus è per le imprese più attrattivo delle opere pubbliche, cioè che le gare, come dice il presidente Ricci, vanno deserte perché forse, soprattutto quando parliamo di importi limitati, conviene più ristrutturare il condominio col 110 che magari andare a rifare una scuola. Questo è sicuramente il primo punto. Il secondo punto è se in qualche modo l'altro tema che sollevava era quello dell'inflazione, ma questo è un tema di cui si è dibattuto molto, soprattutto per le opere pubbliche. E quindi la mia seconda domanda è se voi siete soddisfatti degli interventi del decreto aiuti, se questi interventi in qualche modo risolvono il problema del caro materiali e del caro prezzi. Allora, parto da subito la risposta inerente ai bonus, perché penso che sia quella che sia un po' nell'ambito della centralità di questo discorso. Guardate, chiaramente oggi sicuramente è più attrattivo il bonus rispetto all'opera pubblica, per il motivo che ha detto il sindaco, ma non solo per quello, anche per quello che si stava evidenziando. Oggi il mercato dell'opera pubblica non è attrattivo. I prezzi non sono conformi alle necessità di mercato, le imprese fra l'altro sono in numero limitato ed è vero anche questo, noi abbiamo perso oltre 130.000 aziende con la crisi, una crisi che è durata fino alla fine del 2018, lo voglio ricordare, adesso si chiede a questo comparto di essere reattivi e di affrontare di petto i grandi investimenti, pare 220 miliardi nell'ambito di pochi anni, entro il 2026. È chiaramente uno sforzo titanico che il mondo delle costruzioni non è in grado di affrontare immediatamente. Alla luce del fatto che, come diceva lei, l'inflazione sta colpendo fortemente per tanti motivi, non solo per l'Ucraina, ma perché è partita molto prima, non è l'Ucraina, solo l'Ucraina che dà questo impulso inflattivo. Il problema nasce da molto prima. Cioè quando c'è stata la ripresa, quando abbiamo cominciato a richiedere nuovi materiali, abbiamo trovato carenza di materia prima, non abbiamo avuto i magazzini che potessero essere cuscinetto a queste maggiori richieste e alla fine noi abbiamo cominciato, tutta l'economia è cresciuta, ha chiesto materia prima, non ha avuto risposte chiaramente e lì è cominciato tutto il vortice inflattivo che voi conoscete bene. Quando penso che oggi il ferro per cemento armato all'inizio dell'anno scorso era 450 euro la tonnellata, certo. Oggi è 1250 euro la tonnellata, voi capite bene che quando è impossibile operare sulle opere pubbliche. Perché dico questo? Perché purtroppo la macchina pubblica è lenta, è sempre stata lenta. Noi abbiamo denunciato questa lentezza burocratica amministrativa ormai da anni. Non è possibile che per un progetto che dalla fase iniziale di ideazione alla fase di realizzazione passassero anni, sono troppi, e chiaramente visto che un'opera pubblica ha un arco pluriennale di attuazione, in questo caso il mondo delle costruzioni si trova in mezzo a guado e attualmente non è in grado di far fronte alle necessità
dei comuni, ma non solo dei comuni, di tutto il sistema paese che oggi chiama il mondo delle costruzioni a dare delle risposte anche immediate, perché è cominciata la fase di appalto. Allora oggi noi ci troviamo davanti a diverse situazioni. Una di quelle è, alludo per esempio ai comuni, il grande 25% dell'entità degli appalti in generale del sistema paese. Guardate, oggi per lo più noi abbiamo fatto una mappatura non di tutti i comuni italiani, perché sarebbe stato impossibile, abbiamo mappato una buona parte. Bene, l'80% di quelli che noi siamo riusciti a mappare non è in grado di sviluppare i finanziamenti, mettere in atto i finanziamenti che ha avuto dello Stato per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Non ce la cava. Ah, perché i comuni, perché hanno una fase progettuale ancora iniziale, piani di fattibilità e quadri economici fatti su di scala parametrica. Oggi non si può appaltare così. Pertanto, quello che abbiamo verificato è che in quei comuni abbiamo una forte difficoltà di mettere a terra le risorse che sono state stanziate. Le opere che sono state previste avranno dei tempi lunghi. Si potrà accelerare qualcosa con gli appalti integrati. Voi capite bene che per piccoli appalti, enti di poche entità, l'appalto integrato insomma diventa un passaggio un pochettino troppo hard, e anche su questo dovremmo fare. Per cui i quadri economici sono completamente stravolti, non c'è un quadro economico che oggi possa reggere, perché il problema inflattivo fa cambiare i prezzi mensilmente. Vi dico che oggi certi produttori cambiano i listini settimanalmente, e come tale le imprese sanno il prezzo a settimana, quando vanno a ritirare materiali. Alla luce del fatto della macchinosità della macchina burocratica amministrativa, di accelerare i processi, perché quello che ha detto il sindaco è vero, e tutti i pareri, le sovrintendenze, il MIT quando occorre, che i pareri ambientali per le grandi opere, la via, tutto quello che impatta fortemente sulla spesa pubblica, e rientrando nell'ambito del comune, anche lì i pareri ci occorrono, perché quando si interventi su immobili di interesse pubblico che hanno la tutela, oppure in ogni caso superiore ai 50 anni, automaticamente arrivano tutti i pareri così. L'iter è lunghissimo. Poi oggi chiedere a dei progettisti in questo momento di rivedere tutta la fase progettuale alla luce un po' di tutte le effervescenze che c'è sul mercato, anche questo a tempi lunghi. Oggi la preoccupazione che noi abbiamo segnalato è questa, che i comuni non riescano veramente a mettere in atto. Poi c'è il problema delle imprese. Sicuramente oggi, alla luce di questa situazione in cui c'è un mercato più florido, dobbiamo dirlo, non è una vergogna dire che il mercato dei bonus è più florido, finalmente dopo anni le imprese hanno un po' di ristoro, riescono a creare un po' di redditività alle proprie casse e in ogni caso creare ricchezza e distribuirla, perché prima abbiamo visto un impoverimento enorme su questo tema. Attualmente il problema per noi è sicuramente l'inflazione. È un'inflazione su cui noi non riusciamo a operare direttamente, non è un problema solo italiano, chiaramente è mondiale, sapete benissimo cosa può accadere, si sta bloccando tutta la macchina, la Cina è bloccata, i problemi Ucraina-Russia, tutte le azioni che stiamo mettendo in atto per contrastare questi fenomeni. Alla luce di questo il problema è serio, molto serio. Spendere 220 miliardi in 6 anni fino al 2026 è utopico. Questo non vuol dire che dobbiamo rinunciare assolutamente, ma dobbiamo cominciare a capire che dobbiamo mettere in salvaguardia le prime opere che devono partire, che possono partire, con dei meccanismi revisionali che diano sicurezza alle imprese. Se le imprese non riescono ad avere sicurezza in fase revisionale rispetto alla data dell'offerta, visto l'arco pluriennale, come dicevo, le imprese non possono aderire a bandi, anche perché le clausole revisionali oggi non sono ancora state usate, non esiste. L'Italia non aveva una clausola di revisione prezzi sulle opere pubbliche, al contrario di altri paesi. Oggi si sta pensando di mettere in atto qualcosa di ristoro e devo dare atto al governo che dei 14 miliardi del decreto aiuti, 10 sono arrivati al mondo delle costruzioni. E questo bisogna ringraziare il governo, perché si sta rendendo conto della problematica. Ma tenete presente una cosa, in Italia noi abbiamo stimato che per il 2022 ci saranno circa 33 miliardi di SAC, stati avanzamento lavoro. ANAS e RFI stanno rivisitando i loro prezzari. RFI l'ha rivisitata con un aumento del 25% prima della crisi ucraina.
Oggi, se noi applicassimo il 25% sui 33 miliardi di stati avanzamento lavoro che sono ipotizzati in questo arco temporale, sarebbe una cifra enorme, quasi 10 miliardi, 8-9 miliardi di impatto, solo quest'anno. È sicuramente preoccupante, per cui dovremmo sicuramente ipotizzare di prendere le opere che sono i finanziamenti messi a disposizione delle opere che tentano a essere meglio definite, sono ancora una fase progettuale un po' arretrata, e destinarle subito immediatamente a quelle opere che possono essere messe in esecuzione per attivare immediatamente la macchina economica, senza la quale ho paura che avremo grandi problemi, perché il 26 è domani per il mondo delle costruzioni, siamo già alle soglie del domani. Bene, io la ringrazio, anche se diciamo, forse per chi sperava di avere una parola di conforto da lei, ha segnato un quadro realistico ovviamente. Io devo essere realistico, perché se vengo a lavorare e vengo a raccontare delle cose che tutto riusciremo a far tutto, la volontà nostra è farle le cose. Io non sto chiedendo di proroghe, io vorrei realizzare tutto, ma in certe condizioni che non sono insite al mondo delle costruzioni, sono cose che vanno al di fuori delle nostre possibilità e su cui noi non possiamo interagire. Questa è la nostra grande preoccupazione, è questa. Io, se devo venire a dire che noi attueremo tutto, dico guardate che le gare che sono state bandite con dei prezzari non adeguati o vanno deserte o se trovano un'offerta, quell'offerta sarà contenziosa. Devo dire il contrario? No, dobbiamo essere realisti, è la verità. Ripeto, la nostra volontà però è mettere in atto tutto, attuare gli investimenti e lavorare per creare e distribuire ricchezza. Purtroppo però non è tutto nelle nostre corde e dobbiamo cercare insieme, rapidamente, di trovare la strada per uscire. Ma io allora questa la domanda la rivolgo direttamente al senatore Misiani, che è anche un brillante economista, oltre che essere un fondamentale pensiero di bilancio, no, di finanziaria, esatto. No, però un riferimento trasversale. Il tema è quello, nel senso, se come dice il presidente Buia, sta diventando utopico, insomma, la parola che ha usato il presidente, riuscire a portare a termine tutti i lavori del PNRR nel 2026, che strade ci restano? Anche perché poi l'inflazione, l'aumento dei tassi della BCE non è un problema che riguarda soltanto le imprese, è un problema che riguarderà anche i conti pubblici. Gli spazi di manovra che si avranno poi per intervenire, per aiutare, diventano sempre più stretti, più marginali. Allora la domanda è abbastanza banale: come se ne esce? Non è che ho la bacchetta magica, però qualche riflessione mi sento di farla. La prima è un ringraziamento a Dali per questa iniziativa assolutamente opportuna. È giusto ragionare sul PNRR con la crudezza e il realismo che ho sentito negli interventi che mi hanno preceduto, da ultimo quello di Gabriele Buglia. Ora, l'abbiamo fatto passare un po' sotto silenzio, ma è passato da pochi giorni il primo anniversario da quando il piano è stato trasmesso in Europa. Il piano è stato trasmesso il 30 aprile del 2021, poco più di un anno fa. È chiaro che lo scenario oggi è radicalmente cambiato, c'è una guerra, c'è un rallentamento dell'economia, c'è una fiammata inflazionistica che è partita già nel secondo semestre del 2021, dobbiamo tenere conto di tutti questi fattori. Io credo che però, proprio per quello che sta accadendo dal punto di vista economico e sociale, il Piano Nazionale per la Ripresa sia ancor più decisivo per il nostro Paese. Io credo che oggi il PNRR a maggior ragione sia l'ancora di salvezza per un'economia italiana che sta vistosamente rallentando per i problemi geopolitici, energetici ed economici che conoscete e che noi a maggior ragione possiamo affrontare innanzitutto facendo leva sul piano. Seconda riflessione, c'è un dibattito assolutamente legittimo e direi opportuno sulla questione della tempistica, è stato posto dal segretario del mio partito il tema dell'allineamento del piano con la programmazione europea al 2027, non al 2026, c'è una riflessione se la scala di priorità del piano un anno dopo con quello che è accaduto sia ancora valida o meno. Ciò detto, io credo che noi, la classe dirigente di questo paese, abbia il dovere oggi innanzitutto di fare, per citare il presidente Draghi, il whatever it takes per attuare questo piano che abbiamo consegnato in Europa e che non è che possa essere rivisto
dall'oggi al domani, né dal punto di vista della tempistica, né dal punto di vista dei contenuti. Perché se noi iniziamo ad avvitarci sull'illusione che domani andiamo a Bruxelles, ci danno un anno in più, ci rinegoziamo un piano che a quel punto andrebbe rinegoziato anche con gli altri 26 paesi dell'Unione, credo che facciamo un ragionamento che ci porta fuori strada. Dobbiamo porre quei temi, facciamo bene a porli, ma noi in casa nostra dobbiamo ragionare su questo piano per attuarlo nei tempi previsti. Il piano è un piano di riforme e di investimenti. Sul versante delle riforme c'è una responsabilità enorme della politica, e allora la dico piatta, noi adesso stiamo faticosissimamente completando il percorso del DDL concorrenza, della delega fiscale che è scritta nel piano ma per fortuna non è decisiva per avere i finanziamenti, di altri provvedimenti di riforma, abbiamo 100 obiettivi da rispettare nel 2022, io mi auguro che le forze politiche, tutte le forze politiche della maggioranza si assumano fino in fondo la propria responsabilità, perché noi queste riforme dobbiamo chiuderle e il piano non può rimanere appeso ad alcuni interessi particolari legittimi, ma che vanno composti in relazione all'interesse generale del Paese. Tanto per essere chiari, mi riferisco al DDL concorrenza, ma non solo. È ora di chiudere su queste riforme, di portarle in Parlamento e che la politica faccia la propria parte sul versante riforma. Sul tema investimenti ci sono alcuni nodi che sono stati evidenziati con grande chiarezza e che ricadono sugli enti territoriali per una quota importantissima, perché ce lo dice l'UPB da ultimo nelle audizioni, quasi il 40% delle risorse sono di competenza di comuni, enti di area vasta e regioni. I nodi sono noti, li conosciamo. C'è un tema di semplificazione su cui oggettivamente il governo e il Parlamento hanno fatto parecchio. Adesso bisogna completare l'iter della riforma del codice, però insomma ce lo dicono anche tutti i soggetti che sono stati auditi in Parlamento, se portiamo a termine il cantiere normativo è vero il passo in avanti dal punto di vista della semplificazione. C'è una questione di capacità amministrativa da parte degli enti locali che a me continua a preoccupare, perché il governo ha semplificato le procedure concorsuali, la task force nazionale, eccetera, eccetera, ma c'è ancora tanto da fare, ma anche per le cose che da ultimo diceva Gabriele Buglia sulla capacità effettiva degli uffici, degli enti territoriali di mettere a terra gli investimenti del piano, non solo di affrontare i bandi che si susseguono a ritmo accelerato, ma poi di farle le opere una volta che i bandi vengono vinti. C'è uno sforzo ulteriore da fare. Io so, per esempio, che alcune amministrazioni provinciali si stanno organizzando per essere loro stesse dotarsi di task force al servizio dei comuni, ma lo stanno facendo su base volontaristica. Io credo che questa cosa sia molto utile, perché le province e le città metropolitane possono e devono essere uno strumento di supporto tecnico a favore delle amministrazioni comunali. Credo che il governo dovrebbe aiutare questo processo e renderlo sistematico. Penso al tema dei bandi, altro tema noto, perché diciamocela tutta, la qualità è variabile dei bandi che stanno uscendo. Non arrivo a dire questo, ma diciamo che c'è una qualità variabile. I bandi però sono decisivi perché ci sia coerenza tra gli obiettivi di fondo del piano, che sono un determinato modello di sviluppo, per farla semplice, e i vincoli territoriali, le risorse che devono andare al mezzogiorno, il tema delle aree interne, la riduzione delle disuguaglianze territoriali, che dobbiamo affrontare con intelligenza però, senza penalizzare i progetti di qualità che vengono da tutte le parti del paese, e da ultimo, ma non ultimo in ordine di importanza, il tema delle imprese. Due cose sul caro materiali: benissimo i 10 miliardi stanziati dal governo, sono 10 miliardi pluriennali a dire la verità, perché dei 14, 3 miliardi nel 2022 vanno per il caro materiali, 2,5 e 1,5 tra il 24 e il 26. Bene, però come veniva ricordato, sono soldi che basteranno ad affrontare il caro materiali per forse le opere previste per i prossimi 6 mesi. Abbiamo un tema enorme da questo punto di vista, quindi è chiaro che serviranno molti più soldi e qui c'è da fare una riflessione se dobbiamo proprio realizzare tutte le opere che abbiamo scritto nel piano, oppure se non sia necessario fare qualche riflessione, sacrificare
qualche cosa che magari fa più fatica per recuperare risorse per il caro materiali. È un ragionamento molto delicato, mi rendo conto, anche questo incrocia naturalmente il tema di una revisione del piano, però se il governo trova i soldi, bene, se non trova tutti i soldi che servono, il problema va affrontato per evitare un effetto di spiazzamento che veniva ricordato da Ricci nel suo intervento. Attenzione però, sul tema caro materiali ci sono dinamiche di mercato vere, c'è anche qualche fenomeno speculativo nel mercato dei materiali per l'edilizia che io credo il governo debba affrontare iniziando a lanciare qualche segnale, perché il caro materiali c'è in tutta Europa, bene, lo dobbiamo affrontare mettendoci più soldi. In qualche caso mi segnalano chi lavora nel settore che ci sono aumenti oggettivamente anomali. Quando ci sono aumenti anomali, ci sono strumenti, tetti ai prezzi, prezzi amministrativi, meccanismi di sorveglianza, si lancia un messaggio al mercato di volontà di intervenire laddove non c'è nessun fenomeno di mercato, ma c'è solo fenomeno di accaparramento, di speculazione e di aumento anomalo. Ultimo punto, e ho finito sul super bonus, la penso come Ricci. Qui abbiamo un tema a questo punto di però dare certezza agli operatori, perché non è che possiamo cambiare le cose ogni 5 minuti dal punto di vista della tempistica. Adesso, fatta questa operazione sulle villette, basta, si rimane sulla tempistica decisa per quanto ci riguarda con la legge di bilancio del 2022, semmai, e ho chiuso, bisogna capire che c'è un mondo anche dopo il super bonus. E se l'efficientamento energetico è un tema strategico per il Paese, e lo è a maggior ragione in un paese in cui le case consumano un terzo del gas che consumiamo, gas, tema geopoliticamente delicato, non è che l'efficientamento energetico finisce nel 2025. Dobbiamo ragionare in un orizzonte un po' più lungo di che tipo di incentivi vogliamo adottare per aiutare gli italiani, le famiglie italiane innanzitutto, le imprese italiane a consumare meno energia. Grazie, insomma, come è ormai... per capire il passaggio sul gas, quindi non dovrebbero essere più incentivate le caldaie, no? Mi sembra di capire. Vabbè, sul tema delle caldaie è un interrogativo che questo paese deve porsi, perché le pompe di calore sono un conto, le caldaie a gas, certo, le nuove consumano di meno, però ha senso incentivare con soldi pubblici le caldaie a gas in questo paese? Le associazioni ambientaliste questo tema lo sollevano da tempo, io credo che almeno ci si debba riflettere. Grazie. Allora, io a questo punto darei la parola al ministro Gelmini, per cogliere proprio l'aspetto del PNRR, che poi mi sembra per il governo uno degli aspetti centrali. Se, come dice Misiani, è l'ancora di salvezza, bisogna andare avanti a tutti i costi, portarlo a termine e di possibilità poi di deviazione da quello che è il percorso, sia sugli investimenti, ma sia anche come proroghe europee, sia un percorso abbastanza difficile e stretto. Intanto ringrazio anch'io, salutando tutti, ringrazio Matteo Ricci per questo incontro e soprattutto per il taglio che ha voluto dare, che è molto operativo, di confronto tra governo, Parlamento, enti locali e costruttori. E credo che le cose che sono emerse ci portano immediatamente alle questioni sul tavolo, che sono: da un lato il tema del PNRR, della messa a terra del piano, dall'altro le criticità che sono legate alla congiuntura che stiamo vivendo, sicuramente alla guerra in Ucraina, ma al caro energia che era cominciato anche prima della guerra in Ucraina e al tema del caro materie prime. Ora, vi parlo con molta schiettezza. A me preoccupa un po' il fatto di assistere a molti incontri nei quali si dà quasi per scontato una riscrittura del PNRR, perché è chiaro che il governo non vive su Marte e si rende perfettamente conto delle criticità che accompagnano la stesura di questo piano, ma io credo che le ragioni che hanno condotto l'Europa a riconoscere al nostro paese 200 miliardi di investimento sono ragioni rese ancora più forti e stringenti dalla crisi ucraina e dalla situazione, diciamo, di bassa crescita, di flessione della crescita che stiamo affrontando. Quindi io credo che
Dobbiamo intanto prendere atto che ad alcune criticità il governo delle prime risposte le ha date. A me piacerebbe che queste risposte fossero riconosciute come tali, perché lo dico con affetto all'amico Gabriele Buia, ci siamo visti 100 volte, abbiamo affrontato il tema del caro materie prime e non a caso con il ministro Giovannini, con Palazzo Chigi, questo tema è entrato all'interno dell'ultimo provvedimento che abbiamo varato in Consiglio dei Ministri. Vi assicuro che non è stato facile trovare alcuni miliardi per far fronte al tema del caro materie prime e immaginare il meccanismo. Il meccanismo è entrato dentro questo decreto. Si prevede che laddove in base ai prezziari ci sia stato un aumento del costo delle materie prime superiore al 20%, almeno per quanto riguarda quel 20%, lo Stato e non l'impresa si fa carico del 90%. Per evitare effetti distorsivi abbiamo lasciato un 10% all'impresa, ma il 10% rispetto al 90%. Poi, prima Misiani diceva, queste risorse, questi 2-3 miliardi per anno, quindi siamo a 10, ma spalmato su diversi anni, probabilmente non bastano. È vero, su questo immagino che il Parlamento ci darà un po' una mano, però quella breccia è stata fatta. Ma guai a dare la sensazione di un affanno all'Europa, guai a dare la sensazione di fare del benaltrismo. Ah no, ma ci vorrebbe ben altro. Ah no, perché signori, per anni ci siamo detti che mancavano i soldi. Questa volta l'Europa, anziché far vedere il volto da matrigna, i soldi li ha messi sul tavolo e ora tocca a noi mettere a terra queste risorse, poche storie, perché se anche di fronte a 200 miliardi siamo qua a dire che il piano non va bene, che deve essere riscritto, che deve essere rivisto, diamo l'immagine dell'Italietta altro che whatever it takes. E credo che questo non sia utile e non corrisponda al vero, perché io vedo nel paese un grande impegno da parte delle imprese, da parte degli enti locali, da parte del governo e anche delle regioni per costruire questo piano. Poi credo che sul fronte a parte la vicenda del fondo che è stato costruito, è chiaro che c'è una questione che riguarda la pubblica amministrazione, i bandi, qualche conflitto nord-sud che rimane. Quando si parla di indice di vulnerabilità, immagino che quando Misiani va a Bergamo anche a lui dicano: ma con questo indice di vulnerabilità tutte le risorse vanno al sud. Quindi le tensioni, non è che io voglio dipingere un mondo meraviglioso, ma vorrei al tempo stesso una grande tenacia, una grande forza, una grande convinzione rispetto al fatto che il PNRR va attuato, che ci possono essere alcuni correttivi, ma non è che il caro materie prime diventa la scusa per dire riscriviamo tutto, perché così ci facciamo male e soprattutto indeboliamo l'immagine dell'Italia in una seconda battaglia che il presidente Draghi sta conducendo in Europa sul tetto europeo al prezzo del gas, perché noi vorremmo non solo confermare il PNRR, ma fare in modo che Next Generation EU diventi un modello da seguire per affrontare la crisi energetica a livello europeo, perché sappiamo che da un lato dobbiamo semplificare le procedure di questi benedetti impianti che sono fermi. Io quando sento che ci sono sindaci e amministrazioni regionali che hanno sul loro territorio impianti che sono fermi da anni perché manca il parere della sovrintendenza, che non è che dà un parere contrario, non lo dà, dico che questa cosa non è più accettabile, perché non si possono aspettare anni per avere un parere su un impianto. Cioè è una cosa che non è veramente sostenibile. E questo decreto che è stato costruito con anche qualche conflittualità, ma in maniera intelligente, dal ministro Franceschini, dal ministro Cingolani, abbiamo dato una mano anche noi, ha dato una mano Palazzo Chigi, introduce dei modelli di semplificazione importanti. Sui rigassificatori, sui termovalorizzatori si prova ad andare con la logica del commissario. Per quanto riguarda gli impianti FER, quelli di
Per quanto riguarda le fonti da energia rinnovabile, anche lì si provano a mettere in campo drastiche semplificazioni. È chiaro che ci saranno dei colli di bottiglia, ma noi dobbiamo affrontare quelli. E credo che il percorso parlamentare dovrà servire per mettere a fuoco magari quegli aspetti che il decreto ancora non ha risolto. Ma sia sul fronte dei progetti che sul fronte dell'energia dobbiamo, secondo me, correre. E dobbiamo tenere presente che in questo momento comunque alle amministrazioni sono state date delle risorse umane in più. So che non bastano, so che, come dire, si dovrebbe mettere in campo una risorse umane maggiori, ma possiamo farcene carico, però ricordiamoci che ci sono 1000 esperti che sono messi a disposizione degli enti locali, che sono state introdotte delle norme di flessibilità sia per i contratti a tempo determinato che a tempo indeterminato. Ci sono alcuni bandi che potrebbero essere scritti meglio, sono d'accordo, però io direi di usare il cacciavite, cioè di andare a capire quali sono i passaggi dove ci sono delle criticità, ma mi guarderei bene dal dare la sensazione di un rinvio generale, quindi di un rilassamento, perché tanto la data non è quella del 2026, pericolosissimo, o anche a dire, ma sì, tanto cambiamo tutto. No, andiamo a circoscrivere i passaggi dove no, ma cerchiamo di avere orgoglio nazionale nel dimostrare a noi stessi, ai cittadini, all'Europa e a chi ci guarda, che questo piano noi siamo in grado di metterlo a terra e di rispettare gli impegni. E con questa forza andiamo in Europa a chiedere il tetto europeo al prezzo del gas e una coesione, una unità europea nell'affrontare non solo la prima parte della guerra in Ucraina, cioè tutte le misure che abbiamo dato in campo, la coesione dell'Occidente, ma come cambiare il modello di sviluppo economico attraverso una agenda che è nazionale ed è fatta ovviamente di riforme, quindi anch'io mi auguro che la concorrenza vada avanti. Non mi sfuggono alcune criticità e forse anche qualche errore sull'idroelettrico, per esempio, dove forse un eccesso di concorrenza può mettere in difficoltà un asset che è nazionale e che deve rimanere. Però bisogna fare anche gli investimenti, se vogliamo dirci le cose fino in fondo, no? Giusto, come dire, difendere gli asset italiani, però poi bisogna investire, perché in questi anni l'asset è stato italiano e gli investimenti in molte parti non ci sono stati. Però è chiaro che la concorrenza è una riforma chiave e che il PNRR si compone di progetti ma anche di riforme. Però lavoriamo insieme, vediamo dove sono le criticità. Ovviamente ci sono delle criticità che riguardano le famiglie, le imprese, e devo dire che in questo provvedimento ci sono crediti d'imposta, ci sono fondi di risarcimento per le imprese che hanno subito danni diretti dalla guerra in Ucraina, ci sono misure di credito d'imposta, ci sono risorse per le imprese gassivore, energivore, per gli autotrasportatori. Quindi è chiaro che l'obiettivo fondamentale del governo Draghi è quello di difendere il potere d'acquisto delle famiglie e difendere le filiere produttive delle imprese, e non vogliamo assolutamente l'interruzione delle filiere. Quindi nel frattempo il governo sta anche guardando altrove per diversificare la produzione di energia e l'approvvigionamento di energia. Però complessivamente dobbiamo essere convinti nell'andare avanti e nel recuperare ulteriori risorse per far fronte al caro energia. Devo dire che c'è stata una grande polemica anche sul super bonus. Magari il presidente Draghi avrà usato parole dure, però nel provvedimento, al netto delle opinioni, il super bonus è prorogato e c'è un di più di flessibilità sulle cessioni. Poi, come ha detto Misiani, anch'io vedo qualche speculazione sulla quale, come dire, bisogna andare a fondo, perché capisco che l'evento che incide sulla geopolitica ha determinato un'impennata dei prezzi, però la sensazione che qualche volta ci sia qualcuno che fa il furbo ce l'ho anch'io,
e quindi nell'interesse di tutti dobbiamo, come dire, dirci le cose fino in fondo, ma andare avanti come dei treni, perché il 2026 è vicino, ma io devo dire che, per esempio, vi do un elemento di cui si parla poco, all'inizio c'è stata una criticità anche in sede di conferenza con le regioni, perché non per cattiva volontà, sì, ma i cambi di governo hanno reso difficile la condivisione del PNRR a livello di enti locali, perché quando il presidente Draghi è arrivato ha riscritto il piano e abbiamo dovuto fare tutto in grande velocità. Però oggi nella conferenza c'è un tavolo legato ai progetti bandiera. Cosa sono i progetti bandiera? Io mi auguro che possano diventare, per chi li guarderà, per le generazioni future, il progetto simbolo di questa stagione pandemica, ma in positivo, cioè la progettualità più importante che tutte le 21 regioni metteranno a terra. L'iniziativa rispetto ai progetti bandiera non è del governo, ma è delle regioni e degli enti locali. Poi c'è una sana concorrenza fra le città metropolitane, le regioni, ma nella sostanza io credo che la sommatoria dei progetti bandiera in capo alle regioni, delle grandi progettualità che anche con la ministra Lamorgese si stanno facendo sul fronte delle città metropolitane, è un fatto importante. Poi il PNRR deve servire a rammendare il territorio, quindi il sindaco che prima ha detto non ci sono solo le grandi città, ma ci sono, il nostro territorio è fatto di piccole isole, di zone montane, di aree interne, di periferia. Ecco, io vedo, non se ne parla, ma dentro il PNRR, dal punto di vista dell'iniziativa degli enti locali, sono tantissimi questi progetti. E quindi io credo che ci siano le condizioni davvero per svoltare. A breve avremo anche sul fronte della transizione digitale territori oggi completamente isolati, penso proprio alle piccole isole perché sono un pezzo della mia delega e ce ne siamo occupati con il ministro Colao. I primi bandi non sono andati benissimo, ma abbiamo fatto di nuovo il bando e ora la banda ultralarga è stata assegnata in termini di lavori e quindi raggiungerà anche i territori meravigliosi ma isolati del nostro paese. Quindi io direi andiamo avanti a fare, non guardiamo la scadenza, guardiamo di accelerare e poi utilizziamo il Parlamento, lo dico in senso positivo, non per scaricare le contrapposizioni tra i diversi portatori di interesse, ma facciamo sintesi, che ci siano posizioni differenti è normale, è logico, però il Parlamento può diventare la sede, deve diventare la sede non del conflitto o della decelerazione, ma la sede nella quale superare queste contrapposizioni e migliorare il provvedimento, che sicuramente sarà migliorabile, ma io davvero mi aspetto che, come è accaduto anche su altre riforme, anche su questo il Parlamento dia una mano. Bene, posso grazie, vi do la parola un attimo al presidente Buia, perché vuole, credo, sottolineare alcuni aspetti del Parlamento. Un legamento però sì, con Bologna prima, se no non riesco più. Va bene, allora diciamo, sospendo per un secondo Buia e do la parola al sindaco Matteo Lepore di Bologna. Buongiorno, mi sentite? Buongiorno sindaco. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito ad Ali. Saluto i rappresentanti del governo. Mi spiace intervenire dopo di loro, non vorrei sembrasse un controcanto il mio intervento, ma cercherò di fare un ragionamento. Anzi, devo dire, abbiamo di fronte due dei rappresentanti del governo che maggiormente stimo, che mi sembra conoscano i temi che portano avanti. Quindi credo, anche avendo sentito le loro relazioni, che si possa interagire in modo operativo e condivido quello che ha detto la ministra Gelmini. L'impostazione della discussione di oggi sul PNRR e gli investimenti pubblici deve necessariamente avere un approccio concreto. Vi do il punto di vista di un amministratore di una città metropolitana che certo non è Roma e non è Milano, ma è attraversata da tutto ciò che passa da Roma e da Milano, perché Bologna è esattamente nel mezzo delle infrastrutture, delle connessioni e di tante delle questioni che oggi stiamo toccando. Una città come Bologna avrà nei prossimi 5 anni
8,5 miliardi di euro di investimenti fra PNRR, fondi di autostrade e di altri soggetti. Dunque il punto non è per noi, come per altri ormai, quanti investimenti portare sul nostro territorio, ma come riusciamo a mettere a terra queste risorse. Io credo che nei prossimi mesi, non nei prossimi anni, come sindaci, come rappresentanti degli enti locali, l'hanno già detto altri colleghi prima di me, noi dobbiamo riuscire insieme come sistema paese, lo sottolineo, a stressare il come mettiamo a terra queste risorse e facciamo in modo che le cose funzionino. Dunque dobbiamo trovare, a mio parere, un modo per uscire dalla complessità dei tanti argomenti che abbiamo a disposizione, perché la pandemia e la guerra hanno reso ancora più complesso quello che in Italia era già abbastanza difficile da affrontare, e dobbiamo prendere tema per tema e nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, non di più, dobbiamo riuscire a sciogliere alcuni nodi. Ve ne pongo alcuni riprendendo anche la relazione introduttiva di Ricci. Noi abbiamo cantieri che si stanno fermando. Ho molto apprezzato le parole del Premier Draghi sul 110. Noi abbiamo cantieri che si stanno fermando. Quello che abbiamo visto con il 110 è nulla rispetto a quello che stiamo per vedere con gli altri cantieri. Io vorrei che riuscissimo come sistema paese ad avere un tavolo di lavoro con i sindaci, perché poi i sindaci sono sul territorio, dove ci diciamo quali imprese credibilmente hanno il fisico per affrontare la mole di risorse che stiamo per mettere in campo. Come accogliamo i lavoratori di queste imprese sul nostro territorio, che sicurezza garantiamo loro sui luoghi di lavoro e che qualità della vita garantiamo loro. Perché quando noi a Bologna avremo almeno 5 anni di cantiere di un passante autostradale da 2,3 miliardi di euro, noi non avremo qualche centinaio di operai che verranno a Bologna, avremo migliaia di persone che verranno a Bologna, e faremo questi 2 miliardi e 3 con 1 miliardo di investimenti sul tram. Bologna è 30 anni che cerca di fare il tram, io dovrò fare 2 linee di tram in 5 anni, e ci sono, lo faccio in modo patriottico, mi metto la fascia tricolore e la bandiera dell'Europa, però ho bisogno di un reale tavolo di lavoro dove mondo delle imprese, governo nazionale e sindaci si siedono attorno a un tavolo, mettendo da parte questioni di parte, e veramente noi ci diciamo nelle prossime settimane come facciamo a non far chiudere i cantieri che valgono un centesimo del cantiere del passante autostradale. Perché oggi noi abbiamo caseggiati popolari che si bloccano perché le imprese se ne vanno. Abbiamo strade da fare, sulle quali fare la manutenzione, noi abbiamo 1200 km di strada in città metropolitana, abbiamo anche più soldi di prima, ma non abbiamo le imprese che fanno i lavori. E questo è un problema di sistema, e credo che noi questo dobbiamo discutere assieme, davvero con spirito patriottico. Apprezzo molto questo tema, ma abbiamo bisogno di trovare la quadra adesso, perché se non troviamo la quadra adesso, noi ci giochiamo i prossimi anni. Altra questione che vi pongo riguarda la transizione del PNRR, cioè quando facciamo un cantiere e un altro cantiere e un altro cantiere ancora in un'area come Bologna, e diciamo la dimensione delle città italiane non è certo quella di Los Angeles, mettiamo queste risorse tutte negli stessi chilometri quadrati, che sono abbastanza compatti. Allora un sindaco nei prossimi 5 anni avrà problemi come chiudere poli funzionali e fare traslochi, fermare una città, una parte della città per aprirne un'altra. Questa cosa costerà risorse. Costerà risorse per me fare 20 chilometri di cantieri attraverso Bologna. La conoscete Bologna, quindi vi potete immaginare cosa vuol dire chiudere 20 chilometri della Via Emilia, no? Per fare il tram, per stralci. Io dovrò spostare il traffico da un'altra parte, lo dovrò fare mentre c'è il passante autostradale. Quindi, ad esempio, la proposta che io faccio è di usare il servizio ferroviario metropolitano. Ho un servizio ferroviario metropolitano che oggi ha un servizio, un treno all'ora. Si può dare un servizio ai cittadini con un treno all'ora, ai pendolari e agli altri? No, almeno deve diventare una metropolitana di superficie. Esiste già. Basterebbe che invece che essere finanziata 2 milioni di euro, fosse finanziata 20 milioni di euro l'anno dalla regione, dal governo e dalla città metropolitana. Piccola soluzione rispetto ai miliardi di cui parliamo. Allora, qual è il luogo dove noi riusciamo a discutere di queste piccole soluzioni, dove poter dare delle soluzioni concrete ai sindaci e ai territori e alle imprese? Ecco, io credo che oggi manchi un luogo dove noi riusciamo ad affrontare questi temi in modo pragmatico.
Il governo deve guidare, ma abbiamo bisogno che in quella cabina di regia ci siano le città. Questo per me è fondamentale, perché altrimenti vediamo i problemi nella loro complessità gigantesca e insormontabile, ma non riusciamo ad affrontare i nodi col cacciavite. Il cacciavite, se lo vogliamo usare, abbiamo bisogno delle persone che tutti i giorni hanno fatto la scuola tecnica, che sanno usare il cacciavite, e i sindaci sono fondamentali da questo punto di vista. L'ultimo tema che vi pongo, perché non posso non porlo, dall'Emilia Romagna, oggi l'assessore alla sanità dell'Emilia Romagna, che coordina la conferenza Stato-Regione, il gruppo di lavoro di tutti i colleghi assessori alla sanità delle regioni, ha posto una grande questione che riguarda il ristoro dei costi Covid per le regioni sul fronte sanitario. È una questione enorme. Io non voglio contrapporre la spesa delle armi con quella per la sanità, però se guardiamo la proporzione dei fondi, non posso pensare che mentre troviamo quelle risorse per giustamente mantenere un patto euroatlantico, non troviamo le risorse per mantenere il patto che abbiamo assunto con i cittadini, cioè che la sanità territoriale l'avremmo rafforzata, non indebolita dopo la pandemia. Ci giochiamo la nostra credibilità su questo, lo dico a tutti i partiti, non solo al centro-sinistra, lo dico a tutti i partiti. Se noi non rafforziamo la sanità territoriale, noi non saremo in grado di affrontare i prossimi anni, credibilmente. E dunque vi chiedo uno sforzo su questo, credo che tutti i sindaci siano convinti molto di questo. Abbiamo bisogno di dare risposte su questi punti nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Sono decisivi rispetto alla credibilità del sistema paese. Noi come sindaci ci siamo e vogliamo collaborare. Vi ringrazio. Grazie sindaco. Grazie sindaco. Allora, io darei veramente molto rapidamente la parola al presidente Buia, che voleva rispondere ad alcune presentazioni del ministro Gelmini. Però la prego, presidente. No, no, sarò solo sarò telegrafico. Guardate, io condivido quello che ha detto il ministro Gelmini. Sia ben chiaro, cioè noi non abbiamo mai chiesto e mai chiederemo la riscrittura del piano. Sono convinto che chiedere la riscrittura del piano vuol dire autosuicidarsi, perché non è possibile pensare in condizioni diverse. La mia puntualizzazione e i miei dubbi e le perplessità sono, vi prego di leggere in positivo, io ho voluto segnalare delle tematiche e delle criticità, perché se vengono a mancare i minimi particolari, vi faccio un esempio per chiarire, noi abbiamo avuto, devo dire grazie al governo, come ho avuto nel decreto adesso ultimo, aiuti, quella della revisione delle risorse, le revisioni del 2021, quei due semestri di revisionali dati per le opere pubbliche 2021, io ripeto, non sufficienti riteniamo, però è lo stesso, non ci interessa. Oggi non sono ancora arrivate le imprese. E questo è il problema. Se le imprese non hanno un sostegno, non hanno la liquidità, rischiamo davvero che le imprese non riescano a lavorare. E questa è la preoccupazione che voglio portare. Se le imprese oggi, finalmente, sono, visto che sono il tessuto portante economico di crescita, altro piccolo parere, della crescita dell'anno scorso, il mondo delle costruzioni ha generato quasi 2 punti percentuali. Perché siamo cresciuti tanto? Perché l'effetto bonus ha creato immediatezza, nel senso che i lavori venivano fatti, c'era lo sconto immediatamente, c'era la liquidità. Questo dobbiamo arrivare a fare. Se noi riusciremo a dare immediatamente, creare lavoro e dare risorse, allora cresceremo. Se l'arco temporale fra il lavoro e il compenso ha dei tempi biblici, perderemo imprese che sono già in difficoltà. Allora io voglio dire questo, dobbiamo vincere questa sfida, perché il 2026 è imprescindibile per quanto riguarda noi. Però siamo davanti, e lo voglio sottolineare, perché non si pensa che noi possiamo fare tutto in 2 minuti. Non ce la caveremo se non avremo a fianco tutte le condizioni per poter partire, come i comuni dovranno avere tutte le risorse umane per accelerare quegli investimenti che devono fare, perché molta carenza, come è stato detto, è anche lì. Grazie mille. Io ringrazio il presidente Buia e ringrazio il senatore Misiani, che ringrazio, non so se il ministro forse sta andando via. No, ok. Volevo chiamare sul palco l'onorevole Claudio Mancini e Angelo Colombini della CISL. Devo partire dall'onorevole Mancini. Partirei dall'onorevole Mancini, perché prima l'ho vista a
applaudire mentre il ministro Gelmini, diciamo, parlava delle sovrintendenze. Ecco, ci spiega, diciamo, no, parlava del sì e del no. Del sì e del no, sì. Nel senso che le amministrazioni vale per le sovrintendenze, ma vale per tutti noi l'esercizio delle funzioni pubbliche. In una fase come questa dobbiamo essere molto chiari nel dire sì o no alle cose che si possono fare, perché l'altra faccia della medaglia è che se abbiamo una gran quantità di lavori e di risorse in campo e abbiamo un sistema delle imprese che deve realizzarle, noi dobbiamo nelle procedure avere certezza dei tempi, perché se no il ricorso ai commissari, che ogni tanto viene criticato, però diventa l'unica soluzione per fare le cose, ed è giusto che ci si ricorra, ma non può essere la normalità. E poi abbiamo un problema di capacità operativa e di pianificazione degli interventi. Ecco, io vorrei soffermarmi su questo per pochi minuti. Si è detto 2026 domani. Io sono un parlamentare romano, a Roma nel 2025 c'è il giubileo, il governo ha stanziato le risorse, ha nominato il sindaco di Roma commissario, c'è già un ritardo di pianificazione perché nel giubileo 2000 si partì 5 anni prima, qui partiamo 2 anni e mezzo prima, 30 mesi, per fare interventi da realizzare entro il 2025 per 1.350 milioni. Nella città di Roma si aggiungono quindi questi interventi al quadro già significativo della pianificazione PNRR, che, come tutti i sindaci hanno ricordato, riguarda sia le attività dirette che quelle indirette che fanno le amministrazioni e quelle che ricadono sulle città. Quindi a Roma c'è i commissariati fatti sulle opere pubbliche, penso alla Peschiera, penso all'anello ferroviario, alla Roma Pescara, gli altri interventi dei finanziari del governo, cito la Salaria, se no presidente Melilli di Rieti si offende. Cioè, nell'area metropolitana avvengono grandi interventi già pianificati, come a questi si aggiungono quelli del giubileo. A Roma nel 2010 la cassa edile aveva 70.000 iscritti. Il punto più basso l'altro anno è stato raggiunto con 28.000 iscritti. Grazie agli interventi di questa fase è risalita a 35.000. Cioè gli operai edili a Roma rispetto a 10 anni fa sono il 50%. Pratica per la deroga. Il sindaco di Bologna ha detto prima: per fare i cantieri verranno da fuori. Quello non lo so. Ma questi da fuori, dato che è tutta Italia, prima questa gestione, dove avviene? Verifichiamo questo. Perché l'edilizia non è fare il rider. Non puoi prendere un ragazzo e dopo una settimana lo metti a... L'aumento delle morti sul lavoro, mi correggerà forse sindacato, ma non credo che sia, nell'edilizia dipende anche in parte dalla fretta di fare le cose, ma in parte dal fatto che si stanno richiamando manodopera anche in maniera un po' improvvisata. In qualche caso persone che vengono richiamate che erano andate in pensione, che lavorano, diciamo, non dovrebbero, altri che lavorano senza esperienza. Allora, questa capacità operativa delle imprese, in parte è delle attività che dobbiamo fare, in parte riguarda le procedure, però stiamo attenti, anche io questo vorrei dire, a non occuparci solo delle procedure, a non pensare che la messa a terra sia solo una operazione sulle procedure. La messa a terra è anche la realizzazione concretamente richiede che noi ricominciamo a rendere attrattivi settori e mestieri che non hanno avuto attrattività negli anni passati, perché non ci sa solo il numero dei dipendenti, degli operai,
c'è anche l'età media che si è alzata, non c'è stato un ricambio di generazioni, c'è una riduzione di forza lavoro immigrata da paesi dove c'è capacità di lavoro edile, perché molti all'est sono tornati col Covid, sono andati via, e quindi noi avremo un problema di capacità di fare i lavori, abbiamo un problema di attrazione anche ingegneri, architetti, geometri, direzione dei lavori, controlli dei cantieri, sicurezza sul lavoro, utilizzo delle tecnologie sul lavoro. Ecco, io penso che se c'è un punto che forse come Parlamento rispetto a questo decreto possiamo provare a rafforzare, Antonio, è anche il fatto che si possa trovare delle norme che incentivano le assunzioni e la formazione nel settore dell'edilizia per recuperare questo gap. A Roma, io lo dico con grande franchezza, io penso che 30 mesi sarebbero già pochi normalmente, ci sarà un grande impegno di tutti per approvare i programmi e fare le procedure e fare le autorizzazioni, ma se poi non creiamo le condizioni per cui le imprese possono avere un incentivo reale a assumere e formare, è chiaro che noi dobbiamo alzare i salari medi nel settore dell'edilizia, in parte lo sta facendo il mercato, ma in parte si può aiutare con incentivi fiscali che leghino al 2026, al 2025 per Roma, al 2026 per il PNRR più generale, la possibilità di assumere persone in questi campi anche intervenendo sul cuneo fiscale. Cioè io penso che uno dei punti di riduzione del cuneo fiscale, di aumento quindi della retribuzione netta e di risparmio per le imprese, anche con un vincolo di reinvestire sulla formazione, possa essere fatto nel settore dei lavori pubblici e dell'edilizia pubblica, che poi ovviamente nell'idea che noi riapriamo una filiera anche penso a settori particolari, il restauro, l'intervento sui beni culturali, perché poi non ci sta solo il viadotto, ci sta anche tanta edilizia e tanto lavoro artigiano, di fornitori, di manodopera, che sarà anche una ricchezza che va ricostituita per le nostre imprese e che poi noi ci porteremo avanti. Grazie. Ringrazio l'onorevole Mancini, soprattutto per gli spunti che ci ha dato, che io vorrei subito ribaltarli su Colombini, perché il problema della manodopera è effettivamente uno dei problemi centrali. Questo vale per le imprese, in realtà vale tanto anche per la pubblica amministrazione. L'abbiamo sentito, la capacità amministrativa nei comuni, che è stato difficilissimo, che è ancora difficilissimo ricostituire. L'abbiamo visto con i bandi del sud per cercare gli esperti, che hanno avuto una vita complicatissima, allo stesso bando per i 1000 che era stato citato prima dal ministro Gelmini. Non è più così scontato e facile riuscire a trovare la manodopera specializzata o anche le figure professionali di un certo rilievo. Come mai siamo arrivati a questo punto? Ma innanzitutto ringrazio tutti gli organizzatori, anch'io come tuo moderatore sono un cambio in corsa, per cui ho dovuto sostituire il mio collega che purtroppo è ammalato. Io partirei, prima di rispondere alla tua domanda e anche alle provocazioni che ha fatto il sesso positivo Mancini, partirei da una dimensione complessiva e unitaria che riprendeva prima e richiamava prima il ministro. Perché se vediamo il tutto dentro il nostro particolare, allora possiamo dirne tantissimi su tutti i 200 miliardi che l'Unione Europea ci ha messo a disposizione, pur sapendo che ci sono tutta una serie di somme anche della programmazione e di tutta una serie di questioni anche legate al lavoro, tutte le questioni legate ai giovani, tutte le questioni legate alle donne e a tutte le realtà
in periferia, come il Sud e come altre realtà che sono legate dentro a questa grande trasformazione. Allora, se noi guardiamo il tutto dentro una dimensione complessiva, vuol dire che parliamo di edilizia, parliamo di efficientamento energetico, parliamo anche di rinnovabili, parliamo anche in questo periodo di gas, ma chiedo scusa, ma parliamo anche delle stupidità che una certa politica ha fatto in questi anni. Se la situazione del gas è quella di oggi, c'è qualche motivo. Se qualcuno va a ricercare approvvigionamenti differenti rispetto al gas russo, e 3 anni fa, 2 anni fa era contro i rigassificatori piuttosto che tutto il gas che arrivava dall'Azerbaigian, vuol dire che la politica, o certi politici, o anche certi sindacati, devono guardare all'insieme della situazione per il bene del paese. Questo è il primo punto di metodo, perché se non partiamo da questo punto di metodo, ogni cosa che noi diciamo vale. Però giustamente dobbiamo tenere conto che noi siamo all'interno di una dimensione complessiva che è quella dell'Europa e siamo di fronte a 200 miliardi che l'Europa ci dà, non ci regala, a fronte di riforme, come diceva prima Misiani, a fronte di interventi, come diceva prima Gelmini. Ora, sulla base di questo, allora noi dobbiamo rivalorizzare il ruolo della politica e dei corpi intermedi. In questo senso io credo che anche la regia deve essere inoltrata non soltanto alla politica, ma anche ai corpi intermedi e anche ai comuni e anche agli enti locali più piccoli e quelli più grossi, dentro una valorizzazione dei ruoli, perché poi i ruoli sono importanti nel caso specifico, intendiamoci. Dall'altro lato io credo che, allora, se questo è il metodo che dobbiamo utilizzare, anche tutto il tema delle competenze, molto importante, butto lì una provocazione, gli ITS sono fermi la riforma, se non la facciamo entro domani, faccio un esempio, l'anno accademico 22-23 lo perdiamo. Allora, anche qua, riformare gli ITS vuol dire rilanciare il tema delle competenze. Poi darà una risposta al 10% all'edilizia, darà una risposta al 10% dell'edilizia, sempre all'interno di un insieme della discussione. Perché è facile parlare di ITS oppure percorsi professionali e poi bloccare tutto. Ora noi dobbiamo rilanciare questa idea della promozione anche della formazione professionale, che è regionale, ma anche degli ITS, che è sempre di più complessiva, ma anche tutto ciò che è collegato a questa valorizzazione. Perché valorizzare le competenze, valorizzare il rapporto tra scuola e lavoro, vuol dire avere un insieme relativamente al PNR. Allora sei in grado anche di dare una risposta al problema amministrativo che prima Ricci, ma poi anche gli altri interventi dicevano. Alcuni comuni non sono in grado di dare una risposta all'oggettività relativamente a quel che gli viene demandato dal PNR. Ma chiedo scusa, guardate che il 90% dei comuni con la programmazione 2014-21 non era in grado di farlo e il 50% attuali dei comuni non è ancora in grado di farlo, proprio perché ci sono delle competenze che dobbiamo far crescere. Questo è molto importante. Allora, l'aiuto delle province o delle regioni nei confronti dei piccoli comuni è una cosa di sussidiarietà, una cosa anche di aiuto, proprio perché questo avvenga. E non a caso il governo ha demandato qualche soldo su questi temi. Ora vedete che il tema è un tema, partendo anche dalla provocazione buona che faceva prima Ricci e faceva Buia prima, perché poi devi partire da quella realtà, perché loro sono i primi a vivere questa esperienza. Allora come affrontiamo questo? Lo dobbiamo affrontare da un lato dentro a un insieme di giudizio che dicevo prima, e dall'altro lato sapendo che dentro questi investimenti, 200 miliardi più altri, arriviamo circa 300 se mettiamo anche la programmazione e tutto ciò che è legato, c'è tutto il tema, oltre del rapporto tra scuola e lavoro, c'è tutto il tema del lavoro. Mancini, giustamente prima lo diceva, sembrava di essere un sindacalista, Mancini prima lo diceva che il tema... Un po' di storia ce l'abbiamo. Sì, okay. Mi sembra giusto richiamarlo anche per il tuo ruolo nel caso specifico.
Mancini prima diceva, guardate che il tema, oltre delle competenze, per cui la manodopera che arriva dall'estero perché è scappata per la pandemia, adesso sta ritornando, noi non abbiamo manodopera italiana capace, che vuole fare questo mestiere, non capace. Quello della manovalanza, quello del muratore nel caso specifico. Forse ingegneri certo ce li abbiamo, capomastri ce li abbiamo, però questi soggetti non ce li abbiamo. Allora il rapporto con la scuola è molto importante. Dall'altro lato il rapporto della formazione. Formare le persone, i datori di lavoro, i lavoratori italiani e i lavoratori stranieri, i datori di lavoro italiani e i datori di lavoro stranieri, che sempre di più sono molti, soprattutto in questo, su questo tema dell'edilizia, è importante proprio da un lato per valorizzare il loro compito, ma dall'altro lato per proteggere i lavoratori e le lavoratrici rispetto alla salute e sicurezza. Perché questo è un settore dell'edilizia dove le morti, gli infortuni sono molto avanzati, purtroppo. Poi a livello italiano abbiamo 3 morti al giorno, per non parlare poi delle malattie professionali e degli infortuni. Allora, su questo tema anche il PNR deve, non lo fa più di tanto, però deve tenere conto che le imprese, noi del sindacato dobbiamo tenere conto nell'edilizia, che il tema non è soltanto l'utilizzo di questi investimenti, non è soltanto la competenza, è anche il valorizzare il tema della salute e sicurezza, perché più noi proteggiamo i lavoratori e più diamo la possibilità di lavorare bene, di lavorare con attenzione rispetto a questo. Allora, i tempi sono anche importanti relativamente a come gestiamo il tutto, ma i tempi non devono essere la fretta. La fretta vuol dire non tenere conto di questo aspetto. E la nuova tecnologia e le nuove tecnologie che stanno dentro nel PNRR sono importanti perché aiutano da un lato a produrre in modo differente. Questo su tutto il settore, su tutti i settori, su tutta l'economia, per cui non solo l'edilizia, non solo l'industria, ma anche nei lavori umili. Che le nuove tecnologie stanno dentro anche nei lavori umili, non soltanto nelle grandi, nell'ingegneria, nella chimica, piuttosto che in altri settori, nell'energia, ma anche nei lavori umili, utilizzare il digitale è una cosa importante, così come non avevamo il digitale in alcune aree del paese quando c'era la scuola in DAD. Il 30% dei ragazzi non ha fatto la DAD, non è andata a scuola. E qua a Roma, nelle realtà più povere, il 60%, nelle realtà più povere, questo determinato dalla Caritas, dall'altro. Per questo che la nuova tecnologia ha una sua importanza complessiva. Allora, la nuova tecnologia serve anche davvero per ridurre sempre di più le difficoltà, la pesantezza del lavoro, ma per proteggere i lavoratori e le lavoratrici. Non per disabilitare tutto ciò che vuol dire difendere, perché Luana a Prato, la ragazza di 21 anni, c'erano delle nuove tecnologie, però se tu disabiliti tutto ciò che ti potrebbe conservare la vita, poi la perdi. Allora la formazione dentro un insieme che dicevo prima è importante proprio per educare i nostri lavoratori e le lavoratrici e i datori di lavoro. Per educare tutto un insieme di decisioni che prendiamo. L'ultima battuta sulla questione educazione e gli investimenti. Il termovalorizzatore. Scusate la polemica. 10-15 anni fa la politica, giustamente, nelle città, ci ha educato, noi più anziani, più giovani, i nostri figli, a tenere separati i rifiuti. Proprio perché questo voleva dire... avendo meno materie prime possiamo riciclarle e riutilizzarle. E questa è una cosa educativa. Ma se una città o un territorio o una regione non fa il termovalorizzatore e poi noi cittadini, io abito a Roma quando lavoro, però poi abito a Magenta, mio paese, e abbiamo sempre diversificato, e poi non abbiamo il termovalorizzatore e poi mettiamo tutto insieme e lo bruciamo, cosa vuol dire? Vuol dire che tu hai educato le persone
ma tu le diseduchi perché non fai l'investimento per problemi ideologici. Ora, anche su questo, lo diceva, mi pare forse Misiani, su questi temi non dobbiamo porci in modo ideologico, dobbiamo porci in modo pragmatico, come i sindaci gestiscono realmente la realtà del caso specifico. Ora, anche questo è un metodo, anche questo è educazione. E l'educazione vale per la politica, per il sindacato e per le imprese, soprattutto per i cittadini e per i lavoratori. Grazie ancora. E scusate se vi lascio, ma... Grazie, anche perché ci sono... Esatto, diciamo, mi sollecitano ad accelerare i lavori. Quindi io chiamerei, non so se devo andare la... Innanzitutto io saluto... 10 minuti devo andare, se devo ascoltare ancora... Abbiamo gli ospiti e due sindaci. Se riesci ad ascoltarli, se no quando devi andare... Allora io chiamerei gli ultimi due ospiti che sono Enzo Ponzio, il presidente nazionale di CNA, Tommaso Dal Bosco, direttore di Federmim. Chiamo. Allora io prego entrambi i relatori, data l'ora tarda, mi chiedono di limitare a massimo 100 minuti i rispettivi interventi. E io diciamo, partirei da Ponzio, e, proprio per riprendere il tema dal quale eravamo partiti, ossia quello del super bonus e delle tra virgolette, interferenze poi con il piano, con il PNRR. Questo è un dato. In qualche modo anche voi avete registrato la carenza, la difficoltà poi a portare avanti entrambi i programmi in tempi così stretti, no? Uno si chiude al 2023 e l'altro al 2026, quindi di fatto si accavallano. È un dato che avete registrato? Sì, tanto un saluto a tutti e anche io voglio ringraziare Ali per l'organizzazione di questo evento e soprattutto per invito e per averci dato la possibilità di confrontarci, soprattutto di confrontarci con la politica, io dico sempre, sono momenti importanti perché politica e associazioni elettorali degli imprenditori devono assolutamente dialogare per cercare di costruire un futuro per il nostro paese snello e migliore. Sì, sicuramente insomma. Spunti ce ne sono già stati tanti argomenti sono stati trattati e sono praticamente tutti condivisibili. Il problema ovviamente lo riscontriamo anche noi, anche se andrei a distinguere, no, quelli che sono i problemi. Sicuramente una carenza di imprese, per le cose che si sono dette, no, veniamo da anni di crisi, quindi le imprese non sono aumentate, stanno aumentando forse in quest'ultimo periodo grazie alla spinta appunto dei bonus, di tutto quello che sta andando avanti nel mercato del lavoro dell'edilizia. E quindi abbiamo sicuramente una carenza di imprese rispetto a quella che è l'offerta che attualmente il mercato si mette davanti. Però andare a distinguere quello che sono i problemi legati alla realizzazione dei fondi, quindi dei lavori legati al PNRR, rispetto a quelli che sono problemi legati alla realizzazione dei lavori col 110%. Chiaro che il PNRR, è già stato detto abbondantemente, ha una grande problematica, che sono progetti, interventi che sono stati quantificati anni o mesi fa, che sono stati a volte forse finanziati prendendo riferimenti parametrici che oggi sono assolutamente inadeguati. Quindi il vero problema del PNRR è sicuramente il prezzo, è già stato detto. Le imprese perché non partecipano ai bandi di gara pubblici? Perché non ci sono le condizioni, non ci sono i prezzi, dettato dal fatto, dall'inflazione, dalla speculazione, tutto quello che vogliamo, da un aumento del mercato che lo si lega al discorso dei 110, ma in realtà io voglio dire una cosa, non è esattamente così. Noi come associazione artigiane siamo iscritti, anche perché siamo soci fondatori di ABC, no? Associazione Europea delle Associazioni Edili. Pochi giorni fa abbiamo avuto anche un consiglio dell'ABC dove ci siamo confrontati con diversi paesi europei e noi vediamo che in altri paesi europei, nonostante non ci sia il 110%, il problema dell'aumento dei prezzi, della mancanza dei materiali, i problemi energetici li stanno affrontando come stiamo affrontando noi, indipendentemente dal 110%. Per cui non legherei tutti i problemi della realizzazione del PNRR a quello del 110%, perché sennò rischiamo di dare, diciamo, una visione
distorta di quello che invece sono le vere problematiche. Il PNRR, come dico, solamente problemi di tempistiche, tempi brevi di realizzazione rispetto a quelli che sono i tempi di realizzazione e la burocrazia che da sempre incide nelle opere pubbliche nel nostro paese, ma soprattutto quello appunto dei prezzi. Allora, il ragionamento che è stato fatto, anche dal Presidente Ricci e anche dagli altri, di magari utilizzare parte di queste risorse per rifinanziare questi bandi che non sono sufficienti, certo non vogliamo dire, condivido quello che ha detto il Ministro, cioè non possiamo andare in Europa a dire che abbiamo bisogno di più tempo, che dobbiamo riscrivere, questo assolutamente no, siamo tutti favorevoli d'accordo sul fatto che ci vuole patriottismo nel difendere quello che è stato fatto e che ci è stato, diciamo così, concesso, però le risorse non ci sono, creare sempre ulteriormente maggior debito pubblico però diventa un problema, quindi pensare di utilizzare parte di queste risorse, che comunque sarà debito pubblico, per finanziare queste opere che diversamente non possono essere realizzate, è un qualche cosa probabilmente che dobbiamo prendere in esame, perché sì, è vero, dobbiamo, nessuno di noi qua dice che dobbiamo metterci in difensiva, dobbiamo trasmettere un messaggio negativo, ma le criticità che sono state poste al tavolo sono reali, diversamente, quindi possiamo fare il tavolo, possiamo ragionare, possiamo discutere, ma se non si interviene velocemente nel mettere un correttivo rischiamo veramente di non centrare l'obiettivo. 110 è un'altra problematica, appunto, come ho già detto, che abbiamo noi qui in Italia, ma gli altri paesi comunque stanno affrontando i problemi che stiamo affrontando noi, quindi non darei tutto la colpa a questo, anzi la vedo come una spinta, un impulso per il nostro paese, e siccome si parla di transizione energetica, ma quale miglior metodo di fare transizione energetica appunto nell'intervenire a riqualificare il patrimonio edilizio esistente, sia da un punto di vista energetico, ma soprattutto da un punto di vista anche strutturale, sismico. E tutti i vari balzelli, passaggi, cavilli, i cambi normative, voglio ricordare che sono entrati in vigore 110, cambi normativi sono stati almeno una trentina, per non parlare di tutti gli interventi, quindi veramente qualche cosa che ha creato confusione, ha disincentivato e allontanato imprese e cittadini da questo mondo. Se noi vediamo sotto un punto di vista molto più ampio, che è quello appunto della qualificazione energetica del nostro patrimonio immobiliare, che mira a riduzione del consumo, riduzione emissioni di gas serra, nel momento in cui i problemi energetici e i costi energetici sono importanti all'ordine del giorno, e soprattutto se vediamo anche come ormai a questo punto devo dire diciamo così, obiettivo mancato per quello della riqualificazione soprattutto sì, strutturale del nostro patrimonio edilizio vecchio, costruito in larga parte prima delle norme antisismiche, e quindi sappiamo che il legislatore ha incentivato molto proprio la parte della sismica, la parte della messa in sicurezza degli edifici con veramente incentivi sugli alloggi molto alti, per mancanza di tempo, per mancanza di certezza, per mancanza la possibilità di programmazione di interventi, soprattutto la parte strutturale, la parte sismica è stata accantonata. Io lo vedo come un grande obiettivo mancato, perché il nostro paese, che è un paese prevalentemente sismico, che ogni pochi anni purtroppo vive e affronta un problema di sismi che creano danni, morti e tutto quello che ne consegue, e in quel momento il paese interviene ovviamente, mettendo fondi per la ricostruzione, mettendo fondi per gli aiuti, se riuscisse veramente a fare un ragionamento nel tempo di messa in sicurezza e quindi di messa in sicurezza del patrimonio rispetto a diventare un paese della prevenzione e non dell'intervento nel momento dell'emergenza, sarebbe sicuramente qualcosa di positivo che ci aiuterebbe tutti. E l'ultima, se mi permetto, proprio visto che stiamo parlando delle problematiche che hanno colpito, no? Tutto questo grande mercato che si è creato, che è stato detto, comunque sta creando ricchezza, sta creando nuove aziende, sta creando nuovi posti di lavoro, quindi crea PIL, perché alla fine il settore delle costruzioni è un settore trainante, quindi crea comunque PIL, questo è già stato detto. Anche gli ultimi adempimenti, le ultime novità introdotte dal decreto Ucraina, che rende obbligatoria la certificazione SOA per le imprese che si apprestano a fare il lavoro al 110%, per noi, ma noi lo denunciamo da tempo, siamo usciti anche in stampa, ma adesso dico due cose perché i dati che abbiamo dato sono comunque sbagliati, quindi questo crea un grandissimo problema, perché chiaramente rischia nuovamente di allontanare le imprese da questo settore, soprattutto nei momenti in cui denunciamo la mancanza di imprese, noi con questo decreto escludiamo non l'80%, come avevamo indicato nei nostri comunicati stampa, delle imprese, ma in realtà se noi guardiamo il numero delle imprese generali, no? 750.000 imprese se prendiamo le imprese edili e le imprese impiantistiche, quindi circa più di 450.000 le edili e 750 in generale. Di tutte queste imprese solo 20.000 hanno l'attestazione SOA.
Quindi vuol dire che noi lasciamo tutto il mercato del 110, che comunque non è a fine, escludiamo dal mercato praticamente il 97% delle imprese che possono realizzare questi interventi. Quindi questo è assolutamente un decreto che va ritoccato, che non è assolutamente giusto. Da tempo, ma non solo, perché appunto rischi di lasciare fuori dal mercato il 97% delle imprese, lo ripeto, dopo nel settore delle costruzioni e impiantistiche, ma anche perché comunque per noi non è un elemento qualificante dell'impresa. Perché noi nel settore dell'appalto pubblico, dove la sua obbligatoria, vogliamo dire che non ci sono problemi, che non ci sono state frodi, che non ci sono stati problemi di realizzazione, qui non può essere la sola l'elemento qualificante. Per noi l'elemento qualificante qual è? Tra l'altro noi abbiamo rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro, proprio firmato il 4 maggio, proprio recentissimo. L'elemento qualificante è lavorare insieme, e nel rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, assieme ai sindacati abbiamo preso questo impegno, lavorare insieme la creazione di una legge seria di accesso al settore. Noi le imprese dobbiamo qualificarle, dobbiamo partire da avere le imprese qualificate prima, cioè noi dobbiamo fare in modo che le imprese che si approcciano a questo mercato non possano andare in Camera di Commercio a aprire la partita IVA e dal giorno dopo mettersi a fare concorrenza nel settore delle costruzioni, ma avere un settore veramente qualificato prima, non dopo. Certo, bene, il suo appello ovviamente è stato ascoltato sia dal ministro che diciamo dagli esponenti politici presenti, quindi ha avuto un buon uditorio. Io darei la parola a questo punto a Tommaso Dal Bosco, che è la fondazione dei consorzi di bacino. Scusa, io non la conoscevo. I Briferi Montani è fondamentale. Bene. In Val Camonica si parla solo del Federbi. Abbiamo avuto il mio predecessore della Val Camonica, è stato per 30 anni direttore. È un'occasione anche per me che sono ignorante. So bene che sostanzialmente la ministra è l'unica persona qui dentro in questa sala che forse conosceva questa vicenda. Anche Antonio. Anche Antonio Misiani, so bene. Ma infatti io intanto ringrazio la Lega delle Autonomie Ali, io mi sento un po' di casa dopo 10 anni di UNCEM e 10 di ANCE, occuparmi proprio di investimenti, sono molto contento di partecipare a questa cosa, e tra l'altro la mia nomina in Federbim è degli ultimi mesi, per cui sono la ministra è sicuramente più esperta di me in questo campo. Ma siccome il tema degli investimenti è sempre stato quello che ha guidato la mia azione e le mie responsabilità nelle posizioni che ho ricoperto precedentemente, sono particolarmente contento di intervenire, e siccome tutte le cose che sono state dette fino adesso, diciamo, le condivido, vengono da persone che sono addette ai lavori, conoscono le questioni, sanno benissimo che ci sono dei vincoli ai quali non possiamo che attenerci, e quindi parto da quello che ha detto la ministra alla fine, cioè il PNRR non lo possiamo cambiare, quindi cerchiamo di prendere il cacciavite e lavorare con questo. E io sono completamente d'accordo. Quello che penso è che all'interno dell'attuazione del PNRR forse potremmo anche, cambiare visione, perché se i problemi sono quelli che abbiamo sentito e che sono delle imprese, della qualificazione della capacità degli enti locali di gestire determinati processi, che non è di ieri, perché come si sa gli enti locali hanno perso il 20% della forza lavoro negli ultimi anni. Infatti io quello che amo dire è che probabilmente, ma no, è bellissima questa battuta di questo direttore, del quale non dirò il nome, dice ci sono tutti gli altri problemi e poi c'è il PNRR, no? Cioè, questo qui è chiaro che per gli enti locali questa roba è un disastro dal punto di vista organizzativo. Perché? Per un motivo molto semplice e drammatico allo stesso tempo. Abbiamo costruito in 20 anni un'amministrazione che non doveva spendere, cioè abbiamo costruito un sistema di procedure, di controlli, cioè, per bloccarla, perché non doveva spendere, bisognava tenere i conti pubblici in sicurezza, e adesso in pochi mesi speriamo che questa diventi l'amministrazione che spende e che espande. E questo provoca delle distorsioni, non solo nell'incapacità di spendere, ma anche quando la capacità di spendere c'è. Perché io quello che dico e che dicevo anche fino a poco tempo fa, quando mi occupavo di questo in ANCI, è che questa cosa qua è purtroppo terribilmente ingiusta e forse neanche tanto sana per il Paese nel suo complesso. Perché, l'hanno detto in tantissimi, no? Ci saranno comuni sveltissimi che riusciranno a rifarsi la scuola 5 volte nell'arco di questi anni e comuni che questa capacità non ce l'hanno. Ma quello che io dico è, siccome si sta facendo uno sforzo molto grande per riqualificarla, la pubblica amministrazione locale,
anche se ovviamente questo sforzo è tardivo e avrà bisogno di tempo per essere messo a regime, io lancio un appello. Cerchiamo di non continuare a cercare di fare meglio la cosa sbagliata. Perché se noi adesso formiamo una nuova leva di tecnici amministrativi nelle amministrazioni locali, alle vecchie procedure, continuiamo ad avere un'amministrazione che non è capace, o meglio, che non vuole, che si autoimpedisce di spendere. E allora dico, cerchiamo di, ad esempio, uno dei problemi più grandi è per esempio quello che il paese, il governo, il paese che obbliga le amministrazioni locali a sviluppare determinate attività anche di pianificazione. Penso per esempio ai piani per la mobilità sostenibile obbligatori per i comuni sopra i 100.000 abitanti, che sono per loro natura fatti sulla base tra l'altro di linee guida europee, che quindi sono, come dire, integrati, fatti bene, che presuppongono non solamente di fare i tram, i binari, gli autobus, ma anche decentrare i servizi in modo da limitare la mobilità, eccetera. Quindi sono per loro natura integrati, poi, che sono obbligatori, poi quando è il momento di attuarli, non è che te li finanzio per quello che sono, no, ti costringo a disintegrarli, no? E a comprare i binari del tram lì, la pista ciclabile di là, i servizi scolastici o sanitari da un'altra parte ancora e con competenze diverse. Ecco, probabilmente se noi lavorassimo a regime vigente, normativo vigente, sulla accompagnando il processo con servizi di assistenza che aiutino per esempio le amministrazioni ad utilizzare le innovazioni dei servizi di ingegneria finanziaria innovativi, probabilmente riusciremmo a costruire veicoli capaci di fare investimenti più grandi, più integrati e che diventano anche un veicolo di spesa significativo per il piano. No? Ovviamente questo presuppone, per esempio, che se il piano deve andare avanti per forza per bandi, ecco, questa rigidità, come dire, attuativa mi sembra uno dei problemi, perché genera solamente una lotta fratricida gigantesca fra le amministrazioni, lo stiamo vedendo adesso anche, no, con i comuni che si ribellano, i comuni scelti dei borghi da 20 milioni, scusate, sì, capite di cosa parlo, no? Che adesso sono, come dire, uno si lamenta perché non ce l'ha avuti lui, le vuole quell'altro, eccepisce le procedure regionali che le hanno identificati e diventa, ecco, cerchiamo di perseguire come dire, le aggregazioni attraverso l'obbligo delle funzioni fondamentali gestite in forma aggregata da 12 anni, che viene rinviato da 12 anni, una cosa che non esiste praticamente, è finta, no? Cerchiamo di costruire invece il modo attraverso il quale una pianificazione locale, ho fatto l'esempio dei PUMS, ma ci sono le strategie delle aree interne, ci sono i contratti di fiume, che potrebbero essere adottati e attuati attraverso forme di attraverso l'uso appunto di strumenti di ingegneria finanziaria come possono essere fondi ad apporto. Abbiamo fatto anche in ANCI delle grandi sperimentazioni in tal senso che hanno dato anche dei risultati positivi, e in questo modo forse riusciremmo a tutelare i risparmiatori italiani, perché nessuno si è accorto del fatto che l'inflazione programmata adesso, la cui programmazione peraltro cambia ogni settimana visto l'andamento delle cose, ma si mangerà nel periodo di esecuzione del PNRR qualcosa come che oscilla fra i 350 e i 400 miliardi dei 1.700 risparmiati dei cittadini che dormono nei conti correnti bancari, intanto che ne iniettiamo 250 col PNRR dall'altra parte. Quindi io cercherei, come dire, di guardare all'attuazione del PNRR con un occhio un pochettino innovativo. Noi lo stiamo cercando di fare, stiamo cercando di aggregare la programmazione degli enti che stanno all'interno dei nostri bacini, proponendo la costituzione di un fondo d'apporto che gli permetterà di realizzare scuole, case per la salute, impianti sportivi e case di riposo, che sono bisogni primari specialmente per coloro che stanno in montagna e quindi distanti dai servizi fondamentali, attraverso la costituzione di uno strumento di ingegneria finanziaria che impiega risorse private, procedure private, quindi è svelto per sua natura, mette in contrasto l'interesse fra chi gestisce la componente finanziaria e chi deve poi realizzare le costruzioni, quindi sei distantissimo anche dalla speculazione, e quindi questo può essere non la soluzione, ma certamente un modo per guardare con un occhio un pochettino diverso il rischio che altrimenti è quello, come ripeto, di tornare a fare un po' meglio la cosa sbagliata. Grazie. Bene, grazie. Grazie. Thank you.
signor Ministro Giorgini stava con attenzione alla proposta. Prima che vada via il ministro, anzi siamo già 10 minuti in ritardo, poi chiuderemo con 2 sindaci, uno del sud, uno del nord, e l'uno è Andrea, quindi se il ministro deve andare poi noi chiudiamo con questi 2 interventi. Però siccome volevo... siccome volevamo, insomma, il dibattito è stato molto interessante e abbiamo comunque messo a fuoco un problema enorme, reale, concreto e strategico per le prossime settimane, i prossimi mesi. Però siccome ci tenevo anche a, come dire, chiarire la proposta che facciamo, io poi non sono un esperto di PNRR, quindi non so se questa cosa che proponiamo è possibile, però la nostra proposta non è quella di chiedere di rivedere il PNRR. Il PNRR è articolato su 6 missioni: digitale, verde, transizione ecologica, infrastrutture, istruzione e ricerca, inclusione e coesione, salute. Non si tratta di cambiare queste 6 missioni, si tratta di dire, facciamo un esempio, istruzione e ricerca, 31 miliardi di PNRR. Bene, un tot per cento di questi 31 miliardi li mettiamo per l'aumento dei costi delle scuole. Per cui facciamo magari 10 scuole in meno, ma le 100 che facciamo, che programmiamo, le finiamo. Quindi la nostra proposta concreta non è quella di dire riandiamo a ricontrattare il PNRR. Cioè, dentro le singole missioni, prendere atto che c'è un problema di sovraccosti legato all'inflazione e sostanzialmente far passare un concetto all'Europa, nel paese all'Europa, facciamo qualcosina in meno, ma di quello che avevamo previsto, non di cose nuove o di cose diverse, per finirle. Perché altrimenti io temo che quando questo fenomeno, adesso noi i sindaci, prima il sindaco di Bologna e gli altri sindaci che interverranno, gli abbiamo dato delle avvisaglie, quando questo meccanismo sarà diffuso nel paese, il rischio quale sarà? Che si apre il panico, oggi è un allarme, ma il rischio tra qualche mese che si apra il panico, e che a quel punto per il governo, se non è intervenuto prima, l'unica azione che c'è è lo scostamento del bilancio. Quindi, siccome so bene che Draghi farà di tutto per non farlo, Maria Stella me l'ha spiegato benissimo, se vogliamo evitare scostamento di bilancio, usiamo un pezzo dei prestiti del PNRR per fare il PNRR. Questa è la proposta molto concreta. Non vorrei, ho voluto specificarla perché proprio chi fa il sindaco, poi abbiamo anche sindaci populisti che fanno bravissimi a fare gli arruffa popolo, e la propaganda anche a me mi viene bene quando serve. Però siccome ci mettiamo sempre nei panni degli altri, quindi in questo momento ci poniamo nei panni del governo. Come fare ad affrontare questa vicenda? E l'altra questione, che era noi abbiamo posto il tema delle imprese, ma che l'onorevole Mancini ha messo fortemente chiara, è il tema delle persone, perché le imprese sono fatte di persone. Certo. E quindi qui anche un ragionamento sulla formazione e sui flussi migratori, perché io temo che quella mole di lavoro, di manodopera che serve non sarà tutta italiana, non c'è in Italia, e quindi il tema della mole del personale che deve lavorare e della formazione è fondamentale. Non vorrei ricordare cosa è successo a noi, ma a proposito di energia, i miei nonni sono stati nelle miniere in Belgio per dare il carbone all'Italia che stava ripartendo nel dopoguerra. Ecco, si fece un accordo proprio anche sul personale che serviva in quella fase strategica per l'energia europea. Ecco, qui noi in Italia dovremmo fare un accordo sulla manodopera che serve per mettere a terra tutta quella massa di investimenti che oggi qui abbiamo raccontato. Ecco, ci tenevo a specificare questo aspetto, perché nessuno di noi vuole mettere in discussione o cambiare il PNRR, e io ritengo, Maria Stella, questa nostra proposta, pur non semplice, migliore anche nel rapporto con l'Europa rispetto a che è una classica richiesta di proroga che in Europa ci farebbe fare una figuraccia. Okay? Quindi, per essere molto chiari, ci tenevo a specificare questo aspetto. Grazie. Allora chiamerei i 2 sindaci di Bianca e di Belluno per la conclusione di questi lavori, che devo dire sono stati molto intensi
molto interessanti. Intanto ringrazio ancora il presidente Ponzio e Tommaso Dal Bosco. Provincia montana. Decisamente. La sindaco, lei veramente montana, giusto? Ha sentito tutto il nostro dibattito, immagino che anche lei abbia più o meno registrato le stesse problematiche che ci ha mostrato Ricci e il suo collega di Colonnale, a Belluno, com'è la situazione? Ma assolutamente ho registrato pienamente e appunto, come dicevo appunto al Ministro, sì, noi in provincia interamente montana è una delle, l'unica provincia interamente montana e transfrontaliera che non ha lo statuto speciale, e questo è un grosso problema dal punto di vista della soluzione di alcune problematiche. Ma al di là di questo vorrei, come possiamo dire, rilanciare, credo, in modo più positivo, ecco, ottimistico, insomma, quello che è il ruolo nostro. Lo ha fatto prima e lo ha fatto adesso con qualche specificazione il presidente Ricci, ma credo deve sottolineare, e su questo rassicuro il Ministro, noi siamo qui proprio perché siamo abituati a non tirarci indietro, insomma, siamo abituati a essere in prima linea e non vogliamo, credo, neppure passare per quelli che si lamentano sempre. Quando siamo in prima linea al fronte, ringraziamo per il rancio che è arrivato, ma segnaliamo quando le munizioni stanno finendo, insomma, quindi noi questo stiamo cercando di fare e stiamo segnalando che ci sono dei colli di bottiglia che assolutamente vanno affrontati. E siamo qua per dire, adesso non c'è più il presidente di ANCI, ma per dire andiamo avanti, cioè affrontiamo questi colli di bottiglia con franchezza, con tranquillità, però affrontiamoli subito perché ci sono delle situazioni che rischiamo ci possono in qualche modo stoppare. Ne sottolineo una importantissima che rimane sullo sfondo rispetto a questa dicotomia fra il 110, no, e il PNRR, ma anche la questione appunto dell'aumento dei prezzi, ma è un tema che ogni volta noi tocchiamo ma solo collateralmente e non affrontiamo mai, il tema delle sovrintendenze. Noi, se non riusciamo a trovare una soluzione rispetto alle tempistiche che in qualche maniera le sovrintendenze ci impongono, rischiamo veramente che magari troviamo la soluzione economico-finanziaria e anche abbiamo anche l'impresa, ma non riusciamo a fare l'opera lo stesso, perché ci sono dei tempi che alcune volte sono quasi incalcolabili. E richiamo soltanto il fatto che esistono oggi degli strumenti, perché esistono, chiunque abbia avuto un elettrodotto che passava nel proprio territorio, per esempio, sa benissimo che la sovrintendenza in questi casi di fatto non esiste, cioè non ha alcun tipo di potere, e qui non stiamo parlando di depotenziare le sovrintendenze, ma forse di trovare un nuovo assetto istituzionale che ci permetta di trovare delle soluzioni in maniera assolutamente spedita e rapida, pur ovviamente preservando degli interessi di carattere superiore. Secondo, sottolineo quanto la proposta che fa il presidente Ricci di utilizzare una parte delle risorse del PNRR per fare il PNRR è di fatto una rimodulazione, quindi non è una modifica delle progettualità, ma è una rimodulazione all'interno della quale segnalo anche una possibilità ulteriore, che è una rimodulazione che ci consenta, per esempio, la sostituzione di alcuni materiali. Ci sono molti cantieri nei quali si potrebbe cambiare il materiale per poter riuscire ad avere una maggiore sostenibilità di costo, ma questo oggi non è possibile perché si rincappa di nuovo nello stesso giro dalla sovrintendenza una serie di altre modifiche che poi si devono giustificare a livelli superiori nel momento di rendicontazione, che oggi impedisce quindi una soluzione che magari si potrebbe trovare in tempi assolutamente molto, molto rapidi. E da ultimo mi permetto di sottolineare un ultimo aspetto. Abbiamo bisogno, noi ce la stiamo mettendo tutta, pur col 20% di personale in meno, pur avendo perso le maestranze che maggiormente, o meglio le professionalità che maggiormente erano competenti, e non abbiamo avuto né il passaggio di competenza né gli affiancamenti, questo per scelte superiori di tanti anni, di tanti governi, quindi senza indicare qualcuno in particolare. Ce la stiamo mettendo tutte per rispetto dei tempi, però abbiamo bisogno che il tema della lentezza della pubblica amministrazione venga in qualche modo preso in mano, e ci sono delle questioni, credo risolvibili, ma che possono consentire a fluidificare, l'operato della pubblica amministrazione nel suo complesso. Faccio qualche esempio molto banale, ma per esempio in questo periodo si stanno verificando praticamente i progetti del bando Educare in Comune, che è di un anno fa. I comuni questi progetti li hanno già fatti, hanno già speso i soldi. Se avessimo avuto la possibilità di scrivere nei bilanci le risorse di questi soldi, di questi progetti, per esempio, adesso avremmo già dato una risposta in alcuni cantieri dove siamo fermi per l'aumento dei prezzi. È un esempio stupido, ma
è un esempio però che esiste. Un secondo esempio, stiamo anticipando tutti come comuni i soldi alle famiglie ucraine che stiamo giustamente in qualche maniera ospitando, e una delle misure emergenziali doveva essere il contributo dei 300 euro che finalmente è arrivato, ma il portale è stato aperto qualche giorno fa e ancora stiamo elaborando le domande, ma abbiamo della gente che è qui ormai da due mesi e noi stiamo anticipando delle risorse che non stiamo mettendo nei cantieri, non stiamo mettendo nelle procedure di semplificazione. E da ultimo, tutti rivendichiamo l'assoluta necessità di sbloccare la graduatoria del PINQA, no? I progetti per la qualità dell'abitare, che darebbero la spinta finale veramente alla modernizzazione di questo paese. Faccio però presente che se questo sblocco avviene in tempi rapidissimi, forse ce la possiamo fare, ma se noi attendiamo ancora qualche mese, non ci saranno più i tempi per fare il PINQA e diventerebbe addirittura un boomerang il fatto di attivare una graduatoria. Lo dico da persona che sta sperando di avere ovviamente le risorse del PINQA. Ecco, quindi questo per dire che ci sono 4, 5, 6 colli di bottiglia, alcuni molto più complessi da affrontare, evidentemente la dicotomia con 110% per esempio, che diventa una questione di, a questo punto, di priorità, ma ci sono anche altri piccoli colli di bottiglia che intanto potrebbero essere risolti rapidamente con una collaborazione con il governo. Grazie mille, Ministro. Grazie Sindaco. E noi da nord passiamo a sud, ad Andria, e immagino che, diciamo, i problemi anche lì siano gli stessi, diciamo, un po' ce lo diceva Tommaso Dal Bosco, cioè queste amministrazioni costruite per non spendere, mi ha colpito molto questa definizione che ha dato. Prego. Sì, grazie a tutti, grazie ad Ali per la possibilità di entrare nel concreto in alcune problematiche. Grazie Ministra, la sua tenacia, la sua determinazione rispetto al PNRR, alla sua attuazione, la sua forza anche di trasmissione dei messaggi mi porta a dirle, come sindaca del sud, di una città capoluogo di provincia, la quarta città della Puglia, mi porta a dirle che anche noi sindaci siamo in prima linea con la stessa determinazione e la stessa tenacia. Però è chiaro che quando pensiamo al PNRR, più che rimodulare, perché è stato chiarito in tanti aspetti, bisogna partire dalle origini. Mi ha colpito molto la relazione del presidente nazionale ANCE, che ha sottolineato il fatto che da una fotografia iniziale sembrerebbe che addirittura l'80% dei comuni non sia in grado di stare al passo coi tempi del PNRR, ma questo sarebbe il primo fallimento della natura stessa del PNRR, che invece dovrebbe andare ad assottigliare il gap tra alcuni comuni e altri. E quindi su questo bisogna intervenire, bisogna fare attenzione. Come? Partendo dall'impianto del personale. Il personale rispetto al PNRR non è un corollario, e io rappresento anche la posizione di enti in predissesto, che non sono pochi purtroppo, che hanno delle procedure ancora più rallentate rispetto alla possibilità di attingere e di avere personale, e le parlo anche da sindaco di tanti altri comuni che ipoteticamente, con il caro energia, con l'emergenza ucraina, con una serie di altri problemi, corrono il rischio di trovarsi nella catastrofe economica del predissesto. Il personale è il punto fondamentale per il PNRR, perché noi siamo già enti con una carenza di personale al 50%. Attendevamo gli aiuti dal punto di vista del governo centrale per il personale PNRR. Ce ne aspettavano 4 come capoluogo di provincia, ce ne sono arrivati 2, perché le graduatorie sono andate esaurite, e anche i 2 che sono arrivati non sono stati preposti a quella formazione al PNRR che ci doveva dare ausilio come. Che cosa abbiamo fatto? Io oggi qui l'ho portato con me un funzionario della pubblica amministrazione che si occupava di altro, che abbiamo dovuto inventare nel ruolo di coordinatore del PNRR, perché è lui che ogni giorno si deve inventare come far leggere i bandi, come smistarli agli uffici, come far arrivare tutte le informazioni. Allora, se non incidiamo su questo, è chiaro che questo gap di cui parlavamo aumenta. Poi, come sindaca del Sud, scontiamo anche una questione culturale, che è quella di tante risorse che si pensa non siamo in grado di spendere, anche perché quando ci sono appetiti, quando ci sono risorse, è chiaro che si alimentano appetiti. Allora lì, a blindare tutte le situazioni del PNRR, con i protocolli per le prefetture, con le convenzioni, con ANCE, con Confindustria, con le università, con gli ordini professionali, proprio per evitare che ci siano alterazioni di alcun tipo. Però attenzione, ritorno sul piano del personale, noi non dobbiamo soltanto numericamente riempire gli uffici affinché si facciano gli adempimenti, noi dobbiamo anche pretendere che il personale sia qualificato, perché c'è poi tutto un tema che è quello della responsabilità dei sindaci, che non devono correre il rischio di aver paura di firmare quello che un funzionario qualsiasi, senza alcuna preparazione specifica,
specificati venga a sottoporre. Quindi non solo ci serve il personale, ma ci serve il personale qualificato per fare in modo che nei tempi brevi si arrivi a tutto. E poi, ultimissima cosa, il PNRR è stato pensato anche per riqualificare dal punto di vista socioculturale generale le nostre comunità. Allora attenzione affinché anche nella stesura e nella proposizione dei bandi ci sia un rilievo particolare all'aspetto umano, alla persona al centro, perché poi se le nostre comunità si riqualificano anche attraverso le strutture, che non devono essere strutture vuote, allora sì che l'Italia sarà ripartita e avrà avuto quel cambio di passo che serve per renderci finalmente un paese competitivo a 360 gradi. Bravo. Grazie, io ringrazio tutti, ringrazio i sindaci, grazie. Ringrazio il ministro che è stato gentilissimo. Si è trattenuta fino alla fine e vi do forse la parola. No, no, solo per ringraziare, lo dicevamo adesso con Tommaso, cioè un ministro che sta qui. Grazie a tutti. Arrivederci. A presto, alla prossima. Di nuovo, grazie davvero. Però io le rubo una foto. Sì, certo, non è una donna. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi.